No, io direi di cominciare perché le cose di cui dobbiamo parlare sono tante e appunto ho già avuto diverse segnalazioni da molti di voi che hanno delle proposte, delle iniziative per cui effettivamente dobbiamo riprendere diversi contenuti che poi vabbè sono sotto tutti un'unica no, necessità di da dove siamo partiti l'anno scorso col tentativo di pensare a come riorganizzare queste cure sanitarie territoriali e nei ricoveri per le persone anziane, di fatto appunto nello sviluppo dei piani anche del governo. Troviamo, no, delle indicazioni con ampie criticità, con ampi punti che dobbiamo sicuramente ridiscutere e cercare di porvi una buona attenzione, però li stiamo ritrovando. Infatti, come si stava dicendo, dal documento che è stato presentato l'anno scorso dalla Commissione XII del Senato, all'interno del quale venivano proposte sotto una riorganizzazione della medicina territoriale, le strutture, l'implementazione dell'ADI, le case di comunità, gli ospedali di comunità e rivedere i requisiti dell'RSA, documento che, se vi ricordate bene, noi abbiamo criticato, no, a partire dal primo appello che è stato fatto dalla Fondazione Promozione Sociale, poi ognuna delle nostre associazioni ha seguito questa, no, proposta di chiedere un incontro per andare proprio a ridiscutere questi punti perché ci sembravano molto limitati, se non che l'enunciazione e l'indicazione di ripristinare una medicina al territorio diversa fosse ed è assolutamente importante, però ci sembrava molto risicata con un ampio spazio a quella che è la tecnologia, la digitalizzazione e poco a quella che deve essere veramente una presa in carico e naturalmente Aspettiamo. molto lontana anche da quello che è stato. Io sento voci, se potete chiudere i microfoni per piacere. Molto lontano da quello che è stato anche quelli che sono stati i contenuti che abbiamo discusso nel nostro documento, se vi ricordate, documento che chiede prima di tutto che tutte le cure sanitarie per le persone anziane, che siano a livello domiciliare, che siano a livello di ricovero, siano poste in carico al servizio sanitario, per cui no, c'è una lontananza fondamentale. Però ci sono degli spunti che ritroviamo anche nel PNRR, nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, no, dove io vi dico alcune cose, poi le ridiscutiamo e vedo che riuscite ad arrivare anche Anna dell'associazione Adina, per cui magari poi, visto che lei ha fatto anche un lavoro di analisi, se vuole aggiungere delle cose, io però mi riaggancio al fatto che anche in questo enorme documento di quasi 180 pagine, mi viene da dire che già la parte della salute è considerata minimamente, la parte dell'RSA è scomparsa se non rimangono alcuni richiami rivolti alle persone non autosufficienti per le quali non si capisce quali percorsi vengono attuati a livello territoriale con forme di assistenza, integrazione, housing, non è chiaro perché secondo me viene proprio molto accennato, punto e basta. E nella parte della sanità, di nuovo, ritroviamo questa proposta che parte dalla casa della comunità, che può essere anche una buona cosa, un buon punto di partenza, un buon obiettivo, perché comunque
è lì che noi vogliamo lavorare, no? Se ricordate, parlavamo del ripristino dei distretti, per cui se la casa della comunità può rappresentare questo insieme di servizi assistenziali, servizi sociosanitari, questo insieme di figure professionali che attivano veramente una presa in carico della persona. Se leggete, trovate scritto anche che si occupano dell'accoglienza, dell'orientamento, no? Ci deve essere quindi un'equipe multidisciplinare, un'equipe multiprofessionale, per cui le case della comunità potrebbe essere uno spazio sul quale noi possiamo cercare di approfondirlo, di elaborarlo e seguire questa proposta. Però poi le altre proposte che seguono, oltre al fatto che scompare completamente la revisione dei requisiti dell'RSA, come era invece nel documento del Senato, troviamo ok l'implementazione dell'assistenza domiciliare, ma non si capisce come, sinceramente. E troviamo soprattutto quello che trovo inadeguato la proposta delle cure intermedie, ovvero degli ospedali di comunità, questi ospedali dove è previsto un ricovero di al massimo 15-20 giorni in situazioni non gravi, no? In situazioni che non richiedano, no? Né grosso coinvolgimento sanitario né grosso coinvolgimento assistenziale. E qui faccio una parentesi, come probabilmente avete già sentito alcuni di voi, in Lombardia queste cure intermedie sono state addirittura aperte all'interno degli ospedali pubblici alla gestione delle cooperative, no? Quindi ci sono un paio di ospedali che hanno avviato questa esperienza. Oltre a essere gravissima questa cosa, questa esperienza prevede che siano persone, in questo momento riguarda chiaramente pazienti affetti da Covid che non siano in condizioni gravi, eccetera, eccetera, però i requisiti poi sono questi, che non siano né un grosso carico assistenziale, quindi che non abbiano bisogni di un certo tipo, no? Come molti dei nostri anziani con patologie croniche, non autosufficienti, eccetera, eccetera, invece hanno. E non abbiano problematiche gravi dal punto di vista sanitario, per cui questa programmazione di realizzare un ospedale ogni 80.000 ogni com'è che sia ogni 80.000 abitanti, ospedali che servono solo con questi scopi e per questa durata, no, non è quello. Cioè, qui dovrebbe invece aprirsi il capitolo di come si rivedono le cure sanitarie in regime di ricovero o in reparti specializzati, ripristinando le geriatrie, ripristinando reparti che siano veramente capaci di seguire le persone anziane e rivedendo l'organizzazione sanitaria delle residenze delle RSA. Oltre a questo, chiaramente nel piano nazionale nel recovery plan si prevede un enorme finanziamento per digitalizzare tutto, per riorganizzare da un punto di vista tecnologico gli ospedali. Si prevedono un 800 interventi di ristrutturazione degli ospedali. Si prevede appunto la digitalizzazione territoriale. Si prevede la telemedicina come risorsa di terapia, di prestazione rivolta ai pazienti a domicilio, alle persone a domicilio. E ok, di questo posso anche dire c'è una parte, nessuno va contro quello che deve essere una riorganizzazione tecnologica, una digitalizzazione, l'informatizzazione, perché ci sono anche degli aspetti positivi. Però prima di tutto parliamo di cure sanitarie, parliamo di assistenza, parliamo di rispondere a determinati bisogni, parliamo di organizzazione di equipe, si parla di implementare il personale, ma non si capisce, no? Che non viene declinato assolutamente, non viene detto. Si parla più della formazione, si parla anche della ricerca, però si parla più della formazione che non della necessità in termini numerici e quantitativi del personale che deve assistere le persone. Per cui voglio dire, questo documento, seppur
apre degli spazi rispetto alla medicina del territorio, diciamo che la cosa positiva secondo me può essere questa, però ha veramente tanti punti che devono essere ripresi e noi appunto dobbiamo cercare proprio insieme di cogliere tutti, in parte gli spunti, di tirare fuori tutte le nostre conoscenze e competenze e cercare di formulare delle proposte, delle controproposte. Stasera mi sembra importantissimo, il fatto di rivederci, di rincontrarci e dobbiamo proprio darci come obiettivo un lavoro che si concretizzi rispetto a quello che sta succedendo sia a livello appunto nazionale, a livello regionale e anche a livello cosa sta succedendo attualmente oggi nelle case di riposo. Io non vorrei adesso prendere altro tempo, anche perché so che sia Maria Grazia, sia Elena e anche Antonio Burattini e Giulia Calisi vorrei che intervenissero proprio per le iniziative e le cose che stanno portando avanti, e proprio perché, e poi naturalmente ognuno di voi, proprio per fare un po' il punto della situazione e condividere quello che stiamo anche proprio facendo, per arrivare chiaramente però ad una proposta anche operativa conclusiva di questa riunione. Però prima di passarvi la parola chiederei uno Anna se vuole integrare, vuole dire rispetto appunto in particolare al piano nazionale di Recovery Plan, se vuole aggiungere delle considerazioni, e anche Elisabeth se vuole integrare parte appunto della nostra proposta. Anna, mi senti? Sì. Ciao. Sì, grazie Laura, buonasera a tutte e tutti. Non integro niente perché mi sembra che l'illustrazione, insomma, sintetica ma efficace di Laura sia sufficiente. La valutazione nel merito di queste proposte attiene ai singoli soggetti, individui o associazioni o altre organizzazioni che partecipino a questo percorso, la valutazione complessiva del piano. Nel merito della sanità, io sottoscrivo tutto quello che ha individuato Laura. Aggiungo solo un punto che non ho avuto modo di verificare, però la fonte, essendo Rosi Bindi, la coglierei come attendibile. E cioè lei metteva in guardia sull'incremento finanziario che c'è stato dalla prima alla seconda formulazione che sono circolate, poi c'era anche altra roba prima, ma insomma quelle che sono circolate, cioè fra i 9 miliardi e rotti e gli attuali quasi 20 miliardi, lei metteva richiamava l'attenzione sul fatto che alcune voci per un importo complessivo non banale, perché parlava intorno ai 5 miliardi, sembra che fossero presenti in altre parti del piano e che siano state trasferite nella sanità, ma la cui caratteristica rimane l'originaria. Mi spiego meglio. Alcune opere di edilizia, per esempio, erano già state previste, portate nell'ambito sanitario, vanno ad aumentare il budget della sanità, però è un giochino di numeri questo. Questo ci invita a una lettura ancora più attenta delle tabelle dove viene definito, cosa che io non ho fatto ancora, dove viene non certo i capitoli di spesa, ma diciamo i set di spesa, perché è chiaro, noi siamo interessatissimi alla ristrutturazione degli ospedali laddove sia necessario, per infiniti motivi, però ne sono stati chiusi tantissimi gli ospedali. Allora la domanda che c'è da porsi è se è meglio
ristrutturare. Insomma, noi siamo testimoni in Toscana di un ospedale come Careggi che è stato tutto trasformato con investimenti regionali e prevalente ministeriali immensi, e al contempo della costruzione di 4 nuovi ospedali in Toscana con il project financing, uno strumento che ha fatto lievitare i prezzi in maniera spaventosa e costruire degli ambienti, eccetera, eccetera. Va bene, no, non mi voglio dilungare. Dico però che anche nella valutazione delle spese sanitarie che esulano un po' dal nostro ragionamento specifico sulle RSA, ma riguardano molto il nostro ragionamento sul territorio, bisogna insistere per una presenza diffusa di strutture sanitarie sul territorio. A me non interessa la questione degli ospedali grandi, piccoli, eccetera. Io parlo di presidi sanitari perché ci sono ampi territori, anche da noi in Toscana, che sono rimasti completamente sguarniti. Per cui per prestazioni minime bisogna fare 150 chilometri. Oppure ci dicono l'elisoccorso, però se il tempo è cattivo non parte. Allora, questo dal punto di vista del recovery plan credo che sia importante. Risulta anche a me che sia eliminata la parola RSA in tutto questo ragionamento. Quindi credo veramente che il discorso dell'assistenza all'anziano debba essere ripreso in mano in tutte le sue, e chiedere non solamente questioni di spesa, ma un piano complessivo di assistenza all'anziano. Mi fermo qui per ora. Ok, grazie Anna. Elisabeth, poi sì, penso che vada bene l'ordine del giorno così, nel senso che le persone che hai citato che hanno avuto o già dei contatti istituzionali o li stanno cercando con insistenza, va bene relazionare su queste cose. Credo che in questo periodo vada molto agitata la partecipazione a tutti i livelli, nel senso che può essere il comitato dei familiari che si fa vivo con la singola RSA, può essere in forme più aggregate, magari dandosi forza su un territorio più vasto, che si aggreghino i comitati parenti con una forma associativa più forte, diciamo così, e andare a portare contenuti che sono di avere la presenza, la trasparenza e tutte le cose che abbiamo detto. Cioè, questo è un obiettivo immediato di breve periodo, ma che ci fa conoscere, che fa introdurre dopo tutti gli altri temi che sono più difficili da porre nei termini e nelle sedi opportune, perché il discorso degli anziani è un vero guardabuglio tra il privato e il pubblico, tra tutte le forme giuridiche che sono possibili. E quindi bisogna dipanare questa matassa con ordine anche tra di noi, dico magari nelle riunioni successive, affrontando tema per tema quello che è di stretta competenza di sanità, come sono le cure domiciliari. Se li vogliamo aggregare sul territorio, allora a che cosa si agganciano? Allora si agganciano alla funzione del distretto, alle cure primarie. Cioè, adesso non la voglio far lunga, però dico che il primo obiettivo è veramente sviluppare la partecipazione, l'agitazione, e tampinare ai vari livelli, dai più piccoli a un livello nazionale, per avere voce in capitolo. Ecco. E poi sul discorso dei recovery plan, di urbani, eccetera, cioè, rendiamoci conto che chi ci governa non ha l'idea. Cioè, manca l'idea, manca la cultura, cioè, buttano lì delle cose che, tra l'altro, adesso sarà il periodo buono anche entro febbraio, perché
queste linee che l'Europa avrebbe anche accettato, dopo vanno tradotte nei singoli progetti, cioè la destinazione dei capitoli di spesa, dopo vanno proprio messi nero su bianco e quindi forse dovremmo stare attenti ai prossimi passaggi. E quindi se abbiamo voce in capitolo sarà più facile avere informazioni e potersi inserire quando i progetti e destinazione di spesa saranno più chiari. Ecco, questo volevo dire così in principio, e che quindi quando ci lasceremo alla fine di questo incontro vedremo nel proseguo, cioè di affrontare un tema alla volta, però di sviscerarlo proprio per bene. Se vogliamo prendere delle cure domiciliari, vedere la situazione attuale, vedere nella trasformazione dove si vanno a agganciare e così via. L'altra cosa che volevo dire ancora è che noi dovremmo richiedere veramente a gran voce il personale, cioè questo lo dico perché Laura diceva la digitalizzazione, le telemedicine, se ne parla tanto, tantissimo di telemedicine, giusto appunto per i malati cronici e anche per gli anziani, senza sapere la condizione dell'anziano, la sua solitudine, le sue difficoltà a rientrare in un sistema mediato dalla tecnologia. Quindi comunque se si vuole fare medicina di territorio ci vogliono le persone, se non assumano cosa facciamo? Con niente? Facciamo la medicina di territorio con nessuno? Cioè gli ospedali sono già allo stremo, le RSA sono allo stremo, cioè facciamo tutto senza le persone, cioè nella sanità sicura senza persone. E le assunzioni e la garanzia sul personale deve essere di un certo livello. Se si pensa appunto a avere le USCA giusto per fare la pandemia, se si cerca di avere il personale solo per fare la vaccinazione, siamo fuori tema. Cioè, mi spiace, ma noi dovremmo veramente dare anche una bella voce, una bella battaglia per dire che la sanità ha bisogni personali, cioè, ecco, basta, mi sono scaldata, non, adesso perché bevevo il tè, adesso mi raffreddo. Sono d'accordissimo. Non so come si fa per poter parlare, non ho trovato la chat per scrivere. Se sì. Mi metto in lista. Chi è che sta parlando, scusate? Achille Zasso. Ah, Achille, ok, sì. Ascolta, sì, vorrei però intanto chiedere ad Antonio Burattini o a Giulia Calisi se intervengono loro per riportare questo incontro che hanno avuto come comitato Anchise al Ministero e anche sulla proposta di linee guida che hanno fatto, che mi sembra molto importante, in modo che ne siamo anche tutti a conoscenza. E che ci sono stati anche qui dei punti di criticità sui quali poi torniamo. E poi chiederei sia a Maria Grazia Breda che a Elena Brugnone di intervenire e poi a Achille Zasso. Volevo chiedere anche a Caterina, perché anche Caterina aveva espresso molte cose sul comitato dei familiari, sulla partecipazione dei familiari, per cui ecco, a questi già chiedo proprio di intervenire, perché mi sembra importante quello che già hanno anticipato. Dopo. Ecco, se siete d'accordo con un percorso così, poi chiaramente spero che riusciate a intervenire tutti, ecco, che ci sia lo spazio per tutti quanti. Siete d'accordo allora, Antonio, Giulia? Ma io lascerei la parola ad Antonio. Io adesso... Antonio? Non devi attivare l'audio, non è attivato. Mi ascoltate adesso? Mi sentite? Ok. Sì, sì. Oh. Allora, grazie, diceva Giulia, del cavaliere al contrario abbiamo fatto. Comunque, tempi moderni. Allora, buonasera a tutti. Mi presento, sono Antonio Burattini, presidente del Comitato Anchise, di cui anche Giulia fa parte,
e non so se c'è qualche altro di noi collegato. Allora, noi siamo nati da un'idea di Anna Maria Jantoska, in cui ci siamo sentiti per telefono e così, niente, il 13 abbiamo organizzato in fretta in furia una manifestazione sotto il Ministero della Sanità. Ci sono state alcune persone che sono venute dal Veneto, qualcuno dal Trentino, qualcuno dalla Toscana e dalla Lombardia. E in questa manifestazione noi avevamo fatto un documento con delle linee guida in cui si faceva presente soprattutto il fatto che volevamo rientrare dentro le strutture, che in questo momento è di estrema importanza entrare dentro queste strutture per riabbracciare i nostri cari, per fargli sentire la nostra vicinanza, perché è uno dei più grossi problemi che c'è in questo momento. E l'altro, il secondo motivo per cui noi siamo intervenuti sul Ministero, è che riteniamo indispensabile una collaborazione con tutti i lavoratori che sono all'interno di queste strutture. Di queste strutture parliamo principalmente RSA e RSD, però poi ce ne sono tante altre. Indipendentemente dal nome, come vengono chiamate, parliamo dove sono le persone disabili, anziane, giovani, di qualsiasi età. Diciamo, noi in questo documento abbiamo avuto un colloquio con alcuni funzionari del Ministero, dopodiché abbiamo intrapreso una serie di mail, telefonate e quant'altro, e alla fine giovedì scorso siamo riusciti ad avere un incontro in teleconferenza con la dottoressa Cullino, che è la portavoce del ministro Speranza all'interno della sua segreteria. Abbiamo invitato anche alcune associazioni che nel frattempo ci eravamo sentiti e quindi tutti insieme abbiamo fatto questa videoconferenza. Abbiamo sottoposto alla dottoressa Cullino, sia noi che anche la stessa Laura e la dottoressa Oleosi e altri che sono intervenuti, le carenze che ci sono state in questo periodo di pandemia, che sono state aggravate dalla pandemia, sotto l'aspetto delle morti che ci sono state, delle cure che non vengono più fatte, di questa deriva che hanno preso queste strutture, se così si può dire. Le cose che abbiamo fatto presenti sono state che le videochiamate non bastano, le telefonate non bastano, perché ci sono persone che hanno delle malattie che non possono avere solo un contatto telefonico, un contatto per videochiamata, ma devono avere la necessità di avere vicino una persona. Oggi ci sono tutti gli strumenti per poter entrare, tamponi veloci, rapidi e quant'altro. Questa è una cosa che noi abbiamo messo al nostro primo punto come comitato. Poi c'è tutta l'altra partita che viene fuori della ristrutturazione dell'RSA, dell'RSD. Ripeto, questo è un po' il nostro obiettivo primario. Ne riteniamo un altro che sia fondamentale, è quello di fare rete o comunque organizzare tutta una serie di associazioni che si mettono insieme per fare numero, perché la Cullino, come tante altre persone che sono in questo paese e occupano posizioni nel Ministero o dovunque si trovano politici e altro, ti chiedono chi siete e quanti siete. Allora, questa cosa dà molto fastidio. Quanti siete? Allora, siccome dobbiamo dimostrare che siamo tanti, e lo siamo, perché stiamo scoprendo che dietro questa situazione dell'RSA c'è un mondo di piccoli comitati o comitati anche già abbastanza grandi, ma da soli non andiamo da nessuna parte, secondo me. Se noi riusciamo a trovare una forza comune dandoci degli obiettivi comuni, molto probabilmente riusciremo anche ad ottenere dei risultati, naturalmente facendo una scaletta degli obiettivi da raggiungere.
E tra questi, secondo me, i due principali argomenti che ho sentito anche adesso nella discussione sono: il primo, le RSA, da rivedere come sono organizzate e rivedere anche la gestione del personale, perché non è detto che oggi le persone che sono dentro queste strutture sono considerati ospiti, così ribadito anche dalla dottoressa Gullino, per cui noi paghiamo un albergo, cioè queste persone stanno in albergo, queste persone hanno necessità di avere una struttura medica, personale medico che li cura. Non è pensabile continuare a pensare che questi siano, scusate il gioco di parole, che quello è un albergo e non un ospedale. Quella è la prosecuzione di un ospedale, una clinica. Lì dentro le persone vanno curate perché hanno tante patologie e quindi ci deve essere personale medico come c'è, ma deve essere responsabile di quello che fa. Non che stanno lì dentro e non sono responsabili di nulla. La Gullino ha precisato che l'unico responsabile sotto l'aspetto medico è il medico curante della persona. Questo poi in alcune casi in alcune RSA a volte è lo stesso medico che li segue, a volte viene cambiato il medico e diventa il medico responsabile della struttura, perché molte persone sono fuori dal proprio comune, quindi il medico precedente non va in un altro comune a trovare il paziente, come lo chiamo io. Diciamo, questo è un po' quello che penso. Soprattutto, adesso siamo rimasti comunque con la dottoressa Gullino, che entro 10-15 giorni ci farà avere un ritorno di quello che noi abbiamo chiesto, delle sollecitazioni che abbiamo dato, per quanto riguarda l'ingresso nelle RSA, che era la cosa preeminente in questo momento per noi, ha detto che nulla osta a entrare dentro queste strutture, ma il 30 novembre con le linee guida che hanno fatto loro, tanto conclamate da Monsignor Paglia, solo alcune strutture hanno permesso di rientrare, il resto non permettono a nessuno di entrare e queste persone sono ancora da sole e quindi hanno grossi problemi. Quindi noi forzeremo molto su questa cosa in questo momento, ma siamo aperti, ripeto, a tante altre discussioni, e io per il momento mi fermerei. Magari dopo, se è possibile, vorrei reintervenire su altre cose. Non so se Giulia vuole aggiungere qualcosa di quello che... se ho dimenticato qualcosa. No, non hai dimenticato niente. Tra l'altro, l'importanza, che come te anche qualcun altro diceva, del personale è in questo momento cioè particolarmente di rilievo. Tant'è che anche Amnesty International, che ha appena fatto quella ricerca sulle RSA, diciamo nella prima ondata, nella prossima ricerca, cioè focalizzerà la sua ricerca proprio sugli operatori delle RSA, e quindi la precarietà, il continuo cambio di operatori, la poca formazione professionale, e quindi potremmo anche in questo, io sono in contatto con Amnesty, con la ricercatrice, anche aiutarli in tal senso. Cioè l'importanza di comunque fare rete, come diceva Antonio, è molto importante, è secondo me basilare, perché alla fine dalla mia esperienza ho visto che ci sono tanti comitati in giro per l'Italia, e l'ideale sarebbe, anche se sì, può apparire un po' utopico, comunque unire le forze ed andare avanti su obiettivi comuni. Sono d'accordo con Antonio che in questo momento, soprattutto per i parenti, è importantissimo nelle RSA cercare, e nelle RSD cercare di entrare per vedere i propri parenti, che ormai, tra chi si sta lasciando andare, come ben sappiamo, c'è di nuovo il Covid, e
comunque sì, la dottoressa Bullino dice nulla osta, ma non è vero, perché nulla osta che poi il Ministero della Salute fa le linee guida dovrebbero essere recepite dalle regioni, peccato che poi le direzioni sanitarie delle RSA fanno come vogliono, le regioni dovrebbero in teoria controllare che queste linee guida vengono applicate e non lo fanno, quindi c'è il solito rimpallo di responsabilità e nessuno si è veramente preso a cuore il problema. E niente, poi dopo Antonio aggiungerà altre cose e cita quello che avete detto finora. Grazie, e se potete mettere anche nella chat il documento delle linee guida, così è visibile a tutti quanti e lo conosciamo tutti. Io ritengo che lì sia stato molto utile, però appunto la dottoressa Gullino ha detto delle cose molto gravi, perché come diceva Antonio, il non riconoscere la necessità del personale sanitario, la dottoressa Gullino ha proprio detto non serve avere tanto personale sanitario nell'RSA, perché comunque c'è il medico di medicina generale che ha la presa in carico del suo paziente lì ricoverato, e dimenticando anche poi tutto il resto del personale, infermieri, OS, personale tecnico, eccetera. Ma comunque su questa cosa qui di chi è a chi è in capo la cura del paziente ricoverato nell'RSA, io vorrei porre il quesito, perché è vero che c'è differenza tra regione e regione, ma penso che anche all'interno della regione e all'interno della stessa RSA non siano pochi problemi per un'organizzazione di questo tipo, però vabbè, la metto qui e lo riprendiamo. Maria Grazia, se vuoi procedere tu. Va bene. Allora, io penso, dunque, concordo con l'analisi che avete fatto finora. Volevo tentare di ricondurci un po' anche a qualche obiettivo e qualche compito, così per vedere anche se siamo d'accordo e come muoverci per il futuro. Allora, noi ci siamo intanto lasciati con un documento che abbiamo già condiviso, che io definirei un documento base, che potrebbe essere appunto lo strumento con cui cominciamo a fare rete anche con altri, perché questo era un problema che volevo porre anch'io. È già stata richiamata Amnesty, io ho avuto contatti con un'altra associazione che lotta contro gli abusi e maltrattamenti, che sulla base del documento che io sto facendo girare mi aveva contattata ed è presente in 7 regioni, sto provando, lavora anche lei per i diritti e quindi potrebbe essere interessata appunto anche alle proposte che solleviamo di riorganizzazione delle RSA, revisione ovviamente anche dell'impostazione, come diceva Laura, degli ospedali e in priorità alle cure domiciliari, ma con uno sviluppo che tenga conto appunto delle esigenze dei malati cronici non autosufficienti al domicilio, secondo una proposta che è da costruire, come ricordava Elisabeth, però ci sono già delle esperienze, perché noi a Torino un modello ce l'abbiamo in piedi da 10 anni, che stanno distruggendo, ma comunque il percorso di presa in carico di un malato cronico non autosufficiente o di una disabilità con grave non autosufficienza al domicilio, oltre all'ADI e ai servizi territoriali, ma anche con assegni di cura, anche con personale assunto all'interno di un piano individualizzato in cui lavora insieme il medico con l'ASL, c'è già costruito, abbiamo anche una legge che, ripeto, stiamo difendendo perché la stanno distruggendo, però non è che ci sia tanto da inventare, c'è da portare avanti e per questo stiamo lavorando anche con il Parlamento, vi ho fatto girare 3 proposte base, ma ne arriverà un'altra quarta, e su questo sono d'accordo con Elisabeth, potremmo focalizzare magari 2 incontri specifici, uno sulla RSA per entrare un pochino più nel dettaglio, un altro sul domicilio,
per entrare anche lì su, mettendo insieme un po' le esperienze ed essere un pochino più concreti. La questione che volevo però appunto vedere è solo come parentesi, ma che potrebbe essere uno dei punti che nel nostro documento, nel primo documento, non abbiamo individuato, è questo delle visite, perché è una questione che è stata affrontata abbastanza finora ciascuno a casa sua. La questione è, anche perché pensavamo che appunto potesse essere risolta con la prima fase. Visto che la questione prosegue, il nodo cruciale è il direttore sanitario, che è stato richiamato prima. Allora, il direttore sanitario, proprio dal DPCM, è l'unico tenuto a decidere sì o no all'ingresso. Allora, questo è direttamente proporzionale con la battaglia da fare per la riorganizzazione delle cure sanitarie, appunto, nelle RSA. Perché, per esempio, a casa nostra in Piemonte lo hanno ammesso candidamente, anche con dichiarazioni ai giornali, che loro non fanno entrare quando non hanno ovviamente un'organizzazione sanitaria tale da garantire tutto quello che può essere l'imprevisto che può capitare. E quindi non lo fanno perché? Perché da noi, come nelle altre realtà, sono fioccati, esposti a gogò proprio per le carenze di cure e di appunto precauzioni che sono stati fatti durante la pandemia, ma che ci sono verificate perché mancava il personale sanitario in grado di assumere le decisioni sanitarie. E quindi quando sono poi arrivati, oramai c'era la diffusione del Covid, oramai c'erano le persone contagiate e anche il personale, e oramai ci sono stati anche i morti. Per cui a seguito di tutto questo, causato proprio perché sono trattati, come si diceva, ospiti, quello che appunto veniva riferito sul dirigente Gullino è purtroppo il pensiero dominante, cioè quello che si diceva prima da parte di qualcuno. Noi abbiamo di fronte una cultura comunque che non riconosce che la non autosufficienza è causa di gravi patologie croniche, per cui io non mi ero illusa, però quando il Bernabei o il Locatelli o il Brusaferro, durante i loro appunto rendiconti quotidiani nella prima fase, avevano poi alla fine ammesso che tutto questo era successo perché i malati delle RSA erano appunto con almeno 2-3 patologie croniche e quindi questo aveva aggravato la situazione. Quando si era detto sicuramente dobbiamo investire sulla domiciliarità perché è il primo anello ed è fragile, e sicuramente le RSA devono essere devono essere riconvertite e quant'altro, ecco, tutto questo è rimasto lì, ecco, rimasto lì, e non lo troviamo ovviamente nel percorso del recovery plan. Allora, cosa fare? La questione è intanto avere obiettivi comuni, per cui la condivisione del documento base, sul quale si può anche richiamare la questione delle visite, perché 2 mesi fa i vaccini non c'erano, adesso ci sono, e quindi si potrebbe chiedere come priorità anche la questione dei vaccini per i parenti, perché possano appunto avere accesso. Perché è una presenza fondamentale sia per la persona, per il malato, ma è anche una presenza fondamentale come controllo, perché in questo momento qui all'interno di quelle strutture non c'è più nessuno da fuori che va a mettere la questione. Per cui sono ben contenti che non ci siano i parenti, amici e quant'altro che vanno dentro a vedere. E quindi sono d'accordo che sia anche anche noi abbiamo un comitato vittime su cui stiamo appunto insistendo, perché come diceva all'inizio Elisabeth, i livelli di pressione devono essere a tutti i livelli, per cui abbiamo anche noi comitati vittime nella singola RSA, abbiamo iniziative congiunte, stiamo battagliando questa settimana per esempio perché la nostra regione ha
stornato 40 milioni dalle quote che erano stanziate per le convenzioni nelle RSA e ha fatto che utilizzarle per ristorare i gestori privati. E qui abbiamo dato battaglia per non avere neanche l'opposizione contro nel votare, perché poi ha fatto una legge, non ha fatto una delibera. Ha anche accontentato l'opposizione dandole che cosa? Dandole un bruscolini per le cooperative che gestiscono 4 prestazioni domiciliari, così si è guadagnato il fatto che anche l'opposizione non ha votato contro. Con l'appoggio dei vescovi, perché tutti i vescovi che hanno metà delle strutture, case di riposo autorizzate o non autorizzate, hanno fatto una pressione enorme nei confronti della giunta, del consiglio regionale, perché stavano andando a ramengo. Dall'altra parte noi abbiamo invece portato elementi oggettivi da cui risultava che abbiamo fior fiori di strutture, proprio quelle per cui si daranno adesso anche i ristori, a pioggia, senza neanche controllare se c'era il personale, quanti morti ci sono stati, se ci sono iscritti al registro degli indagati, niente, così tutti quanti, senza fare torto a nessuno. Ebbene, dall'altra parte abbiamo negli ultimi 3 mesi i NAS che hanno chiuso un sacco di strutture proprio perché non erano assolutamente adeguate neanche con i parametri minimi che non sono appunto già a posto. Quindi questa è la situazione, però andiamo avanti, abbiamo fatto battaglia, faremo, se riusciamo anche con le famiglie, volantinaggio per informare anche la situazione, comunicati stampa, ma abbiamo anche intenzione di fare il possibile per porre la questione anche a livello governativo, perché sono state distolte risorse che sono nel finanziamento delle prestazioni LEA, quindi sono risorse che non possono essere stornate dalla sanità per altre spese. Scusa Maria, grazie. C'è una questione costituzionale. Infatti volevo chiederti, quindi questi soldi che sono stati stornati, sì, adesso praticamente li devono mettere tutte le famiglie. Allora, infatti il problema è proprio questo. Noi abbiamo più di 15.000 persone che stanno aspettando in lista d'attesa anche da anni per avere la quota che deve essere riconosciuta dalla sanità. Da noi funziona con il 50%, come previsto dalla normativa nazionale. Di queste ce n'è un 10.000 che sta pagando, quindi 5.000 sono fuori completamente e 10.000 sono dentro che pagano. La media da noi è sui 3.000 euro al mese. Voi state facendo, Maria Grazia, state facendo anche delle cause legali, state portando avanti queste cose per avere i soldi? Allora, per avere i soldi, questo poi potremmo fare un discorso però a parte, perché non è così semplice. Perché ci sono state delle cause diverse che stiamo seguendo, ma non c'è ancora l'ultimo livello, non sono ancora in Cassazione. E quindi non possiamo mandare le persone allo sbaraglio su questo. Noi facciamo l'altra battaglia che funziona e che però funziona solo quando c'è il ricovero in ospedale e si fa l'opposizione alle dimissioni e si chiede la continuità delle cure fino a quando non c'è la presa in carico in convenzione della RSA. Allora quella la facciamo e funziona perché la legge c'è. Ecco, è sempre più, come dire, piena di paletti in mezzo, però si arriva anche nelle regioni difficili come la Lombardia piuttosto che l'Emilia Romagna, perché anche in Emilia Romagna non si scherza. Quindi su questo gli strumenti ci sono, però per tornare a noi, su questo problema credo che per fare sempre la questione anche cosa facciamo, quindi documento per avere la base di dove vogliamo andare e io credo che lì ci siamo già. Possiamo entrare dentro i percorsi che abbiamo individuato nel documento per RSA, per domicilio, per ospedale e anche aggiungere la questione delle visite per tradurli poi con una proposta anche operativa nei confronti delle nostre regioni e una verso il governo. Siccome il governo
a lei distante, almeno per noi che siamo qui a Torino, ecco, noi utilizziamo i nostri parlamentari. Per questo che anche per quanto riguarda la pressione per il Senato, io sto puntando sui i parlamentari che ho di riferimento all'interno della Commissione Igiene e Sanità, e anche però anche con gli altri che poi si parlano e si conoscono. Ho rallentato in questo periodo causa crisi, perché ovviamente erano impegnati a fare altro, ma adesso riprendiamo. Ho anche in contatto con la, così mettiamo in condivisione anche i nostri percorsi, un contatto con la Commissione Paglia, perché c'è la rappresentante della una professoressa dell'Università delle Scienze Infermieristiche di Torino, quindi ci conoscevamo già, e quindi abbiamo delle relazioni, per cui posso confermare che abbiamo avuto uno scambio l'altro giorno proprio sugli ospedali di comunità. Ecco, e confermava anche lei la preoccupazione per, che è emersa già anche all'interno della Commissione, per cui non è assolutamente sostenibile quello che viene proposto in quel contesto. E l'obiettivo è quello di costruire una filiera dall'ospedale normale, ecco, con appunto la riproposizione dei reparti che prendano in carico anche i malati cronici non autosufficienti, non li buttino fuori come si sta facendo da anni, anche quando hanno ancora necessità di un mantenimento di verifica di come funzionano le terapie e la diagnosi. E si proponeva nell'ambito della riconversione delle RSA, perché diventino strutture sanitarie, proprio il ricollocarle in questo ambito di filiera, quindi non come strutture dove vado a finire perché non posso andare a casa dopo che ho fatto tutto, ma cominciando ad aprire all'interno delle RSA proprio percorsi di riabilitazione, percorsi di appunto lungodegenza, di percorsi che siano anche aperti al territorio, quindi magari anche con persone che sono a casa, che hanno necessità di momenti riabilitativi o momenti di sollievo per i familiari e quant'altro. Insomma, trovare una riorganizzazione anche per le cure palliative, per esempio, con centri diurni per Alzheimer, sono tutte modalità per riconvertire queste strutture in appunto strutture sanitarie, che quindi abbiano presenza medica organizzata con infermieri, operatori sociosanitari in lavoro di equipe, come funziona nelle strutture sanitarie, perché questa è la garanzia che se ci sono anche casi di acuzie, ci sono problemi appunto di criticità, viene preso in carico e c'è un percorso che viene garantito appunto da figure professionali che oggi non ci sono, perché la stragrande maggioranza di queste strutture non ha una previsione di cure su questo all'interno proprio della struttura. Qui da noi si è fortunati quando c'è un direttore sanitario che è un medico geriatra, allora lui supplisce quando ci sono appunto le carenze dei medici, ma comunque parliamo anche di strutture che tante volte hanno dei numeri enormi, per cui quando tu hai 150-200 persone puoi avere anche un direttore sanitario geriatra, ma non è che può fare appunto i miracoli. Quindi c'è anche il problema della riduzione anche dei numeri di queste strutture. L'altro punto che volevo chiedere e segnalare era anche, va bene, sulla questione del domicilio vi abbiamo mandato della documentazione e credo che sia opportuno poi magari decidere di fare appunto un approfondimento. La questione che potrebbe essere utile, se volete, possiamo condividere anche le iniziative che stiamo e le richieste che stiamo portando avanti sulla base del documento, però contestualizzate per la nostra regione, e che potrebbe essere come dire utile proprio per lavorare su una base che sia poi condivisa, perché se riusciamo ad attivare sui nostri territori
una spinta coinvolgendo i consiglieri regionali, coinvolgendo, per esempio, noi stiamo anche attivando un lavoro con le associazioni con cui siamo in contatto nei vari territori del Piemonte, di partire anche con un'azione dal basso, con una proposta di ordine del giorno, sempre su questi temi, che si fa ai sindaci, perché molti hanno più facilità a lavorare con i sindaci, soprattutto nelle realtà più piccole, e con i sindaci perché arrivino all'ANCI, perché si arrivi alla regione, quindi sia direttamente nei confronti della regione, sia dal basso attraverso appunto le varie spinte che possono arrivare. L'altro elemento è cercare di... Maria, grazie, un minuto, sì, che così... Sì. Okay. L'altro elemento è quello di allargare anche appunto al personale che opera nelle RSA con fatica, però anche noi stiamo cercando di fare questo. Io mi fermerei appunto qua e poi vi mando poi appunto anche qualcosa in seguito, così si può anche confrontare sullo scritto. Perfetto, grazie Maria, grazie. Scusa Emma per cercare di... No, fai bene, perché qui da parlare ce ne sono. Sono tante le cose, anche perché poi se dobbiamo cercare di direzionarci verso alcune cose. Ok, Elena? Okay. Buonasera, grazie Laura, buonasera a tutte e a tutti. Mi sentite? Sì, bene. Sì, sì. Mi sentite bene? Sì, benissimo. Tutto a posto. Allora, io intanto volevo ringraziare Medicina Democratica per Laura, per Medicina Democratica, per questo incontro che è il primo del 2021 e il mio augurio per tutti noi è che sia un 2021 proficuo, di svolta, con proposte operative concrete, come diceva Laura nel suo intervento, per concretizzare e individuare, come mi sembra diceva anche Antonio Burattini, degli obiettivi concreti da raggiungere. E non voglio nel mio intervento parlare, se non accennare brevemente alla mia esperienza in Umbria, nella regione Umbria, anche perché comunque vi ho mandato il link del sito con le informazioni che riguardano le iniziative promosse da questa rete di associazioni di cui fa parte anche l'associazione Umana. Umana è l'acronimo di Unione per la difesa dei diritti dei malati anziani non autosufficienti. Ecco, abbiamo preso le lettere UMANA e abbiamo formato il nome Umana. A Perugia, abbiamo sede a Perugia. E invece volevo dirvi tre cose per dare un mio contributo proprio per le proposte operative da concordare, spero, alla fine di questa riunione. Il primo argomento riguarda la domiciliarità, perché ieri sera ho letto le proposte di legge che ha inviato Maria Grazia per farcele conoscere, le proposte di legge che sono state presentate in Parlamento già nel 2018, la prima dal senatore Laus del PD e nel 2020 dalla deputata Ruffino di Forza Italia e poi da tre senatori dei 5 Stelle, ho visto. Tutte, diciamo, con differenze, ma sostanzialmente concordia, in linea con il riconoscimento del diritto alle prestazioni sanitarie e sociosanitarie a domicilio dei malati cronici non autosufficienti. E sono proposte che la nostra associazione ritiene molto molto importanti. La mia preoccupazione, leggendo l'articolo che ci ha inviato Maria Grazia dell'editoriale di Andrea Ciattaglia, che commenta queste proposte segnalando che è importante il ruolo della sanità al centro per promuovere l'attuazione del diritto alle cure dei malati non autosufficienti, che sono in maggioranza anziani,
quindi sia a casa che nelle RSA. Ecco, la mia preoccupazione è che siccome la proposta di Laus è stata presentata nel 2018 e la stragrande maggioranza delle cittadine e dei cittadini italiani non sanno che in Parlamento un senatore ha presentato una proposta per promuovere il diritto alle cure a domicilio, la mia paura è che queste altre proposte in linea con alcune differenze, ma sostanzialmente in linea con quella di Laus sulle cose concrete del diritto alle cure da gestire in sanità e finanziare con il fondo sanitario, vengano tra 3 anni rimangano sconosciute e non vengano promosse. Perché? Perché nel Parlamento ci sono alla Camera 600 e rotti deputati, al Senato 315, se un senatore solo presenta la sua proposta e gli altri non sanno di che parliamo e non la promuovono, quella proposta che comunque è scritta in commissione in qualche modo viene trascurata. Se invece 300 senatori e 650 deputati dicono «Ah, caspita, queste proposte interessano la maggioranza degli italiani, diamoci da fare per farle conoscere, per sostenerle, raccogliamo firme tra di noi, sosteniamole», allora magari finalmente viene approvata una legge sul diritto prioritario alle cure domiciliari finanziato dalla sanità. Alla luce di questa riflessione che ho fatto, grazie agli allegati e ai documenti che ci ha inviato Maria Grazia, ho pensato che è veramente importante costituire, sarebbe molto importante costituire un comitato nazionale a cui aderiscono le associazioni che condividono l'importanza di promuovere il diritto prioritario alle cure a domicilio dei malati non autosufficienti quando ci sono le condizioni per farlo, come alternativa concreta al ricovero, e che quindi questo comitato si impegna a promuovere l'approvazione di una legge in Parlamento che, alla luce di queste 3 proposte di legge presentate, una da un senatore del PD, un'altra da un senatore, dalla senatrice, da una deputata di Forza Italia e un'altra ancora da 3 senatori dei 5 Stelle, quindi interessa trasversalmente tutti i partiti, perché il diritto alle cure è un diritto che interessa sia a chi vota a destra, sia a chi vota a sinistra, sia a chi vota a centro, di qualunque, e anche a chi non vota, ecco. E a quel punto il comitato potrebbe organizzare delle iniziative, e io francamente credo che sia importante che fare campagna di informazione, ma una campagna seria, sistematica, con strategie di comunicazione fatte con l'aiuto di persone esperte in strategie di comunicazione. Se riusciamo a trovare anche un bravo disegnatore vignettista sensibile che riconosce, condivide e dice sì, vi aiuto a veicolare i messaggi, si fa una, questa è la proposta mia, poi dovete vediamo se siete d'accordo, si fa una conferenza stampa, comunicati stampa, decidiamo ogni 15 giorni fino a quando in Parlamento non viene approvata la legge di far uscire un comunicato, un messaggio che è uguale in tutte le regioni, aiutati da una persona esperta che speriamo lo faccia pro bono, però l'associazione umana potrebbe anche valutare di dare anche un contributo per costituire un fondo se serve, per pagare la persona esperta che ci dia una mano a fare comunicazione sociale. In questo modo le cittadine e i cittadini che vanno a votare, se veramente sono interessati, come spero, penso, io personalmente sono interessata, se possibile, nel caso di malattia non autosufficienza, ad avere le cure a casa e cure di qualità, se è possibile. Se non è possibile, voglio avere cure di qualità da malata non autosufficiente in una RSA.
Quindi mi auguro che la riflessione che faccio io, se la fanno tutti, non solo quelli che purtroppo vivono sulla loro pelle oggi il problema della malattia e della non autosufficienza, ma lo fanno anche gli altri, pensando al futuro e pensando che se noi paghiamo le tasse per finanziare il servizio sanitario, le paghiamo per avere anche la garanzia, un'assicurazione nel caso in cui se ci ammaliamo e diventiamo non autosufficienti avremo i servizi e le cure di cui avremo bisogno dal Servizio Sanitario Nazionale, che è finanziato attraverso la fiscalità pubblica. E allora la mia idea, appunto la mia proposta, è quella di costituire questo comitato per promuovere nazionale, per promuovere l'approvazione di questa legge alla luce delle proposte di legge che sono già in Parlamento, e concordare delle strategie di comunicazione e promuovere dei contatti, ciascuna nelle rispettive regioni, con i nostri parlamentari di riferimento, in modo che i parlamentari sappiano che non sono solo le nostre associazioni che chiedono, ma che attraverso la campagna di informazione che facciamo, le cittadine e i cittadini segnalano che sono fortemente interessati e che siccome alle prossime elezioni politiche andranno a votare, se i parlamentari non si danno una mossa per sostenere l'AUS, la Ruffino o gli tre senatori del 5 Stelle che hanno presentato questa proposta e non si danno da fare in commissione per promuovere l'approvazione, la stesura definitiva della legge, l'approvazione, a quel punto rischieranno anche di non essere eletti, rieletti dagli elettori e dalle elettrici che sono stati debitamente informati su quello che sta succedendo. Ecco, questo è il primo argomento che volevo portare alla vostra attenzione come proposta operativa per l'incontro di questa sera. Il secondo argomento riguarda le RSA. Le RSA, anche alla luce delle migliaia di vittime, ricordava Antonio Burattini che non sappiamo neanche quanti sono i morti, molti morti anche per altre malattie, non solo per Covid. Avremo i dati in futuro, ma sicuramente il problema dell'attesa, anche nella regione Umbria ci sono tante persone in lista d'attesa e mi risulta che per il pericolo del contagio la regione ha bloccato le convenzioni, per cui ci sono tanti posti liberi perché persone sono decedute, ma non vengono chiamati in convenzione chi rimane in attesa, anche quello è un problema. I malati non autosufficienti di oggi che ricevono le cure adeguate, siccome sono in prevalenza anziani anche ultra ottantenni, e non possono aspettare. È per questo che dico che non c'è tempo da perdere, dobbiamo ottimizzare i tempi, se vogliamo concretizzare, fare proposte operative, le dobbiamo far partire al più presto, perché le persone che oggi sono interessate sono quelle che non possono aspettare. Non possono aspettare neanche un provvedimento concreto che garantisca, come diceva, ha chiesto il comitato Anchise, di favorire le visite dei familiari nelle strutture dove sono ricoverati questi malati. Non possono aspettare il potenziamento del personale in modo da garantire adeguate cure in queste strutture e una riorganizzazione. Per cui io penso che sarebbe utile fare un documento nazionale condiviso dedicato al tema delle RSA, e organizzare, Elisabeth diceva, facciamo due incontri, uno appunto dedicato alla domiciliarità e promuovendo questo comitato nazionale, perché già c'è una proposta in Parlamento da sostenere, e potrebbe essere un altro incontro per un documento, per predisporre un documento nazionale con richieste concrete da presentare e sostenere davanti al governo e alle regioni, in modo da garantire
una che queste strutture diventino realmente strutture parte del servizio sanitario nazionale, garantiscano cure di qualità a tutti i ricoverati. E, per quanto riguarda invece il discorso delle varie iniziative regionali, credo che sia importante questa occasione che ci viene data da Medicina Democratica di un confronto anche attraverso la mail per condividere i documenti delle iniziative regionali, perché potrebbero darci spunto. Noi ad esempio utilizziamo molto in Umbria gli esempi delle attività in Piemonte, della fondazione del CSA, perché hanno più esperienza di noi e noi stiamo imparando dalle loro esperienze. Quindi è molto utile vedere, leggere i documenti delle azioni che vengono promosse per poi promuovere, e magari loro ci permettono di copiare, noi copiamo, prendiamo i pezzi che ci interessano, li adattiamo alla realtà locale, vediamo qual è la normativa regionale e poi formuliamo le proposte e imitiamo alla luce dei risultati positivi che sono stati fatti appunto ad esempio nella regione Piemonte per determinate iniziative. Quindi stiamo imparando, ben venga la condivisione di documenti su iniziative regionali, l'informarci, fare rete, diceva Antonio e anche Giulia mi sembra, che è importante fare rete tra di noi, e credo che, mi auguro che il 2021 sia veramente un anno proficuo di svolta per gli obiettivi che ci ripromettiamo di raggiungere. Grazie. Grazie a te Elena. Solo un inciso prima di dare la parola ad Achille. Benissimo, e d'accordo, noi comunque stiamo rappresentando questo comitato, questo coordinamento nazionale, un po' di tutti i comitati e le associazioni, ed è proprio nei nostri obiettivi quello di riuscire attraverso il documento che abbiamo fatto e attraverso adesso il lavoro che cercheremo di far seguire anche attraverso questi incontri che vanno benissimo, l'approdo è proprio riuscire ad arrivare ad una proposta di legge, no? che modifichi le cure. Questo lo stiamo dicendo, per cui dobbiamo proprio trovare il modo di concretizzarlo. Achille. Sì, allora dunque io collego direttamente al penultimo intervento e anche agli altri naturalmente, e dico che innanzitutto vanno benissimo le interlocuzioni che ci sono con i dirigenti, con i tecnici del Ministero relativamente al problema. Ma occorrerebbe capire innanzitutto, perché io ho personalmente qualche dubbio, qualche incertezza in proposito, occorrerebbe innanzitutto capire quale è l'indirizzo, l'orientamento del governo, del futuro governo, della politica, della linea politica sulle case di riposo. Qual è l'orientamento circa la continuazione, naturalmente in maniera completamente diversa da quella che è avvenuta in passato, di questa struttura del servizio, oppure se ci sia una intenzione, un orientamento a rivolgersi verso l'assistenza domiciliare. Questo mi pare che sia importante, fondamentale. Io credo di aver capito che il terreno sul quale ci si muove è naturalmente, sul quale ci muoviamo noi in sostanza, è quello della continuazione del sistema, del servizio delle RSA. Allora, a questo proposito, se questo è l'orientamento e se di questo siamo certi, bisognerebbe che questo nodo fosse sciolto proprio con il ministro, con i rappresentanti più diretti del ministro. Se questo è l'orientamento, bisogna mutare completamente il tipo di gestione di queste strutture, perché i risultati, il bilancio dei risultati che noi facciamo
è un risultato, è un bilancio, è stato detto da altri anche, che è diciamo, veramente preoccupante, è allarmante, insomma. Se queste strutture dovessero continuare a fare quello che hanno fatto nella cosiddetta prima fase della pandemia, i risultati sarebbero naturalmente assolutamente fallimentari. Sembra che alcune misure di fronte al premere dei fatti siano state prese e che in qualche modo alcuni problemi siano stati affrontati. Quali sono, secondo me, i problemi, oltre a quello che è stato detto qui questa sera, che è stato in un certo modo affrontato? Il problema della possibilità di entrare, che i parenti entrino nelle case di riposo, nelle RSA, nelle residenze socioassistenziali, per vedere i loro cari, i loro anziani che sono ricoverati. Ecco. E questo è un problema che va affrontato, perché è stato detto da alcuni, concordo, non è un fatto risolto, non è una soluzione ottenuta quello di poter vedere dappertutto e in maniera semplice, lineare, anzi il contrario. L'altra questione è: queste case di riposo, nella prima fase, prima della pandemia, su due punti fondamentalmente hanno rivelato la loro debacle. Il primo è la mancanza di sistemi di sicurezza all'interno. Mancavano i mezzi, gli strumenti per evitare il contagio, la diffusione del contagio. La seconda cosa è la politica scellerata di alcune regioni, in primo luogo della regione Lombardia, ma non solo, relativa al trasferimento di malati anziani di Covid all'interno delle case di riposo, perché lì in un certo momento si era individuato il luogo dove potevano essere. Ecco, queste due cose mi pare che siano fondamentali. Allora, di fronte a questa situazione, le prime cose, perché non è detto, non è affatto detto, anzi è detto il contrario, che la pandemia si sia attenuata, c'è la possibilità di una ripresa, e che quindi questa ripresa si riversi, si rivolge anche contro le RSA, le residenze per anziani. La prima cosa da fare è evitare che episodi analoghi si verifichino, prendere tutte le misure necessarie e precauzionali perché questo non avvenga. Ecco, e la seconda cosa, io concordo, se guardiamo il problema più in prospettiva, più a medio termine, concordo con la necessità di una legge. Beh, innanzitutto bisognerebbe capire se il governo si è pronunciato, se si è pronunciato in passato, sulla legge per la non autosufficienza. Perché mi pare che questo sia un capitolo di cui si parla da anni, forse da decenni, ma che non sia stato ancora neppure affrontato, che non sia stato neppure visto, esaminato, se quella può essere una strada percorribile. Allora, stando ai dati che abbiamo, la cosa è preoccupante. Il recovery plan non solo non parla di RSA, come è stato già detto, ma pensate che anche il capitolo delle pensioni per gli anziani non è un capitolo affrontato. Quindi vuol dire questo che nei confronti di questa fetta della società, che è una fetta grande, rilevante, non c'è intenzione del governo di darsi da fare, del governo che ha fatto questo recovery plan, del riparto delle spese, non c'è intenzione, non c'è volontà. Quindi è una fetta, è un'area della società che rischia di essere dimenticata. E allora bisogna prendere le misure, le contromisure necessarie. E io credo che, allora, lavorare, anche se non è un problema risolutivo in senso generale, ma lavorare
a progetti di legge che ci sono, che sono depositati in Parlamento, è vero, perché si arrivi ad una unificazione e a una proposta di legge, che non è il problema risolutivo in generale, perché il problema risolutivo in generale è più ampio e più vasto, ma lavorare a un progetto di legge in questo senso può essere una strada che va affrontata da un comitato nazionale, da un comitato nazionale. Non può esserci una frammentazione di rappresentanze, no? Nei confronti dei problemi, di questi problemi, una frammentazione che sia, diciamo, disomogenea, disunita. Occorre davvero un comitato e occorre una interlocuzione, a me pare, più seria, più rigida nei confronti anche dei rappresentanti del governo. Perché lì bisogna capire veramente quali sono le intenzioni, che volontà politiche si hanno, se andare avanti su questa strada di una legge o comunque di un interessamento verso questo istituto, oppure se questo fatto è un fatto che, diciamo, non ha riscontro negli incontri, nelle interlocuzioni che si hanno con i rappresentanti. Questo è fondamentale per poterci attrezzare. Sulla base delle risposte che si avranno, credo che questo comitato possa attrezzarsi e fare una legge che, diciamo, possa affrontare concretamente i problemi. La concretezza, certamente. Bisogna vedere quali sono i punti fondamentali. Che le RSA, adesso noi non abbiamo un quadro, io non ho un quadro, neppure se non sommario, in Lombardia delle RSA, che siano strutture nelle quali la presenza e l'assistenza sanitaria, diciamo così, intervento sanitario, non esiste, non c'è dubbio, è così, o esiste in misura minima, anzi, quasi nulla. Quindi invece è importante che, come è stato detto da altri, la presenza del personale, dell'intervento sanitario all'interno ci sia e sia forte e sia fatto in maniera molto più concreta e solida di quanto non è stato finito. Questa è la prima cosa. L'altra questione riguarda il problema delle rette, dei costi per le famiglie. E quindi ecco che ritorno un po' alla questione di partenza, che è quella, insomma, della intenzione, della volontà del governo di fare qualche cosa di positivo relativamente a questi problemi oppure di non farlo. Quindi un quadro del contesto. Noi abbiamo in Lombardia, dunque, nel 2001 le RSA, residenze socio-assistenziali sanitarie pubbliche, era di 518, nel 2004 578, nel 2020 717. Quindi c'è una presenza fortissima di strutture private. E nei confronti di queste strutture private, io ho letto ieri proprio un articolo di un medico inglese che lavora nell'RSA, che dice: bisogna rivendicare delle RSA inglesi. Bisogna rivendicare un controllo e la possibilità di un intervento del potere pubblico sulle strutture private. Questo è un problema fondamentale. E il problema fondamentale sorge qui da noi relativamente alle grandi multinazionali della salute, ecco, che dell'assistenza agli anziani, che sono presenti e che fanno profitti altissimi. Allora, questo problema va posto. È un problema che è fondamentale e credo che le leggi che verranno elaborate, preparazioni, debbano tener conto di queste cose. Debbano tener conto seriamente di queste cose. Io credo che... Allora, stiamo facendo... Io ho esaminato attentamente rapporto fatto da Amnesty International sulle RSA e sono contento che si faccia un'analoga indagine sul personale. Il personale è fondamentale. Il personale, affrontare il problema del personale nelle RSA è essenziale, perché se hai personale qualificato, se soprattutto hai personale
che ora non c'è, o tende a scappare in realtà, e scappa di fatto. Se tu non hai personale qualificato e numeroso in queste strutture, no, non affronti il problema. Quindi la partita che riguarda il personale è fondamentale. Io non voglio dilungarmi ulteriormente, dico solo che bisogna, diciamo, ecco, credo che questo comitato che è stato proposto, questo comitato nazionale, che sia rappresentativo di tutte le associazioni, sia fondamentale. E come anche l'elaborazione di un progetto di legge di questi tre disegni di legge che ci sono, uno di un senatore PD, uno di un parlamentare di una parlamentare di Forza Italia, l'altra di tre parlamentari di 5. Va affrontato questo e bisogna lavorare anche ad una sintesi, ad una unificazione di questo progetto. Ora, ecco, credo che, insomma, non voglio dilungarmi ulteriormente, ma credo che il lavoro da fare sia tanto, sia molto, e sia in un momento, in questo momento, particolarmente difficile, dopo una sventata crisi di governo, è vero, sventata, si fa per dire, insomma, no? Presente tuttora, ma che tuttavia non è deflagrata, insomma, almeno in questo momento. E proprio per queste ragioni le difficoltà sono maggiori, aumentano, e quindi è necessario un lavoro concreto, un lavoro molto per almeno ottenere un disegno di legge, che dicevo all'inizio non è il problema risolutivo, perché il problema risolutivo è molto più alto. Il problema risolutivo può essere la legge sulla non autosufficienza, o sciogliere il nodo se si va in una direzione piuttosto che nell'altra. Questi sono i problemi. Ma tuttavia, in questo momento, un progetto di legge che affronti i problemi concreti immediati delle RSA, per esempio, sanitarie, ad anziani, è un problema fondamentale che va affrontato in un confronto serrato con questi rappresentanti del governo con cui si hanno gli incontri. Vedendo anche, sarebbe interessante vedere, avere i testi dei progetti di legge presentati, se possibile, per vedere che cosa c'è di comune, che cosa può essere unificato, che cosa può essere accettato, che cosa invece ha meno importanza. Ecco, io mi fermo qui. Mi scuso se sono stato un po' lungo. Diciamo, i problemi sono tanti. Ok, grazie mille. Sì, stasera non abbiamo tenuto conto un po' dei tempi perché è la prima volta che ci siamo rivisti e le cose da dire sono tante, però effettivamente dovremmo cercare di essere un pochino più sintetici perché sennò appunto tutti non riescono a parlare. Ok, Caterina. Buonasera. Allora, io l'avevo fatta la proposta di dividerci per gruppi, perché in effetti c'è tanta carne al fuoco e ci sono tante cose di cui parlare, per cui era il caso magari di dividerci in sottogruppi. Io la proposta l'avevo fatta perché in effetti la materia è vasta e sono cose molto importanti, perché questa è una partita fondamentale. I soldi che arriveranno sono tanti, poi non si sa quando torneremo ad avere tanta disponibilità di denaro. È inquietante però questa cosa del fatto che non ci siano soldi pensati appunto per i programmi per gli anziani, perché questo emerge in maniera proprio evidente, come diceva anche Achille. Qui non si è pensato a nulla per quello che riguarda né l'assistenza domiciliare, che riguarda tantissimi anziani, né tantomeno l'RSA. Allora, cosa hanno intenzione di fare rispetto a questo problema per l'RSA? Adesso il Fondo Nazionale per la Non Autosufficienza dà circa un 75-80% del fondo è destinato all'RSA. Una residua parte, quasi il 20%, è destinato ad ausili e ADI, assistenza domiciliare integrata. Com'è possibile che per tutto questo, che è sempre stato detto da sempre che non è assolutamente sufficiente, con persone che sono allo stremo delle forze, e i comuni lo sanno, e i medici lo sanno, e le regioni lo sanno, non sia stato pensato nessun tipo di contributo e intervento per queste famiglie? Sono cose che sanno tutti,
cioè su Facebook, su tutti i social, sono cose di cui si parla costantemente, è tutto sulle spalle delle famiglie. E questi pensano di continuare a fare così, cioè persone anziane che vengono gestite dalle famiglie per 10-15 anni con menomazioni gravissime, con problemi gravi, sia fisiologici, sia psicologici, comportamentali, che richiedono un'assistenza continuativa di una persona vicino a loro, che evidentemente è una persona poi non basta, e queste persone sono lasciate da sole per 10 anni, 15 anni, ci sono dei tempi lunghissimi, e quando ci sono le spese sono tutte a carico delle famiglie, quando non c'è il familiare che se ne occupa. Cioè è una cosa veramente indecente. Quindi io davvero sono d'accordo con quello che diceva la signora Elena prima, Elena Brugnone, è stato un po' ripreso anche da Achille, mi sembra, qualsiasi cosa sia, progetto di legge, petizione, raccolta firme, associazione, qualsiasi cosa sia, ma si deve fare assolutamente una mobilitazione su questa cosa. Avremo vicino tutte le famiglie, perché le famiglie sono veramente disperate da questo punto di vista. Che intenzioni hanno questi per i prossimi anni? Questo è il nostro problema. Cioè continuano sempre a lasciare, con 1.200.000 malati di demenza in Italia adesso, con un incremento enorme, con le famiglie che si riducono sempre di più perché c'è la denatalità. Cioè chi li accudisce queste persone? In che mani ci siamo? Noi abbiamo bisogno non di telemedicina, perché è chiaro che se tu metti poi tutto nel contesto, fa molto in, no? È anche molto chic in Europa dire che si farà l'innovazione tecnologica, per l'amor di Dio, però non possiamo affidarci a dei ragazzi e a delle persone che si mettono nei punti e poi danno gli strumenti in mano solo ai familiari. I familiari hanno bisogno di personale, di persone a casa per essere aiutati a diversi livelli con la progressione della malattia. Quindi su questo assolutamente bisogna fare qualcosa. Anche perché su questo settore appunto dell'assistenza domiciliare forse si può fare qualcosa in più rispetto a quello che si potrà fare, secondo me, per le RSA. Le RSA sono state messe tutte in mano a una commissione presieduta da un monsignore, dove sono dentro delle persone di vario livello, di vari settori e provenienza culturale, ci sono registi, ci sono scrittori, psicologi, c'è una variegata compagine di persone, va benissimo, non dico niente su questa cosa, però questa revisione dell'RSA, con quali fondi verrà messa in atto? Cioè, cosa vogliono revisionare? Dove vogliono andare a parare? Perché vuol dire, qualsiasi intervento serio sull'RSA richiede dei soldi, ovviamente. Da dove verranno presi questi soldi? Oppure è tutta una presa in giro e poi alla fine ci sarà poco di cui discutere e fare, perché tanto i soldi rimangono quelli? Perché rendiamoci conto di una cosa fondamentale, e io l'ho già detto. Tutti continuiamo a pensare all'RSA come fossero dei servizi. Non sono dei servizi in realtà, sono aziende, perché essendo in mano l'80% ai privati, i privati non vanno a fare opere di commercializzazione dei loro prodotti se non c'è un margine di profitto sufficiente di un certo livello. Quindi cosa devono fare questi privati? Non possono darti un servizio buono. Loro vanno a parlare con le regioni e tutto sommato, in maniera tacita, viene, diciamo, concordata questo tacito accordo, per cui io ti do le strutture, tu però mi tieni i parametri bassi, per cui il personale sarà poco, i servizi saranno quelli che saranno, l'importante è che comunque che si renda appetibile questo mercato alle aziende che devono venire a investire, perché questa è la realtà. Cioè le regioni e i comuni hanno bisogno di servizi, ma non possono darle di qualità finché al 70-80% questi servizi sono affidati ad imprese private che devono fare reddito, perché non sono enti di beneficenza. Del benessere degli anziani non gliene frega un accidente a nessuno, non gliene frega assolutamente niente. E anche sulla questione, quindi questa è la prospettiva e il quadro culturale e politico
in cui siamo e a cui andiamo incontro. Anche la questione dell'entrata dei familiari adesso, io sinceramente, dopo che ho visto la motivazione dell'archiviazione dei casi di morti nella provincia di Modena che ha fatto la procura, cioè io mi sono cadute le braccia, perché a questo punto ho pensato, se anche le procure, cioè voglio dire, se la stessa magistratura, che comunque dà un'impronta e produce comunque anche sistemi culturali, valoriali, e tutto sommato dà delle tracce, insomma, degli strumenti, dei modelli a cui rifarsi. Se loro stessi dicono, questi della procura, avete lasciato fuori i familiari? Bene, avete fatto bene. Cioè, il caso è stato archiviato di alcune RSA di Modena, dove c'erano stati diversi morti, perché la procura ha riconosciuto che, tutto sommato, erano stati messi in atto tutta una serie di provvedimenti giusti onde evitare il contagio. Fra questi strumenti c'era anche il fatto che i familiari sono stati lasciati fuori. Perché sono stati lasciati fuori? Sono stati lasciati fuori perché non sono considerati indispensabili, perché le persone che sono lì dentro, evidentemente dentro l'RSA, non devono avere una vita, devono avere una sopravvivenza. Gli deve essere consentito di sopravvivere un tot di anni, possibilmente non tanti, però anche se poi non hanno una vita vera e propria, non è una cosa grave, perché tutto sommato è più importante la sopravvivenza, perché con la sopravvivenza si garantisce poi il flusso economico, mentre invece con la vita, con la vivibilità dell'anziano, questo non verrebbe poi a essere garantito, perché magari ti muore e poi perché appunto l'imprenditore potrebbe avere dei problemi. Allora, a questo punto, quando c'è un tipo di, ripeto, di quadro di questo tipo, o ci mettiamo nell'ordine di idee di sollevare anche un problema culturale rispetto anche a qual è il ruolo dell'ente pubblico e che tipo di servizio vuole dare effettivamente, perché quello che dà adesso come servizio è un servizio che è solo di maltrattamento. È chiaro che se tu metti con questi parametri, metti due OSS con 20 anziani non autosufficienti, il trattamento può essere solo di tipo negativo, può essere, ci sono solo degli abusi. È ovvio che è così, non è che ci vogliono tremendi studi sociologici per capire queste cose, basta avere un minimo di esperienza rispetto alla disabilità delle persone per capirlo. Quindi se i parametri rimangono questi, e rimarranno questi probabilmente, non si cambierà nulla. Quindi o si cambia proprio il paradigma, per cui si riprende a questo punto si interviene, però non so come, rispetto a governativo, perché il governo è molto ricattato dalle regioni, la sanità è una materia delegata, le regioni non vogliono i piedi in testa su questa cosa, quindi temo che si dovrà fare poi un intervento specifico regione per regione, perché l'abbiamo visto com'è contato la circolare che ha fatto il Ministero della Salute. Hanno detto fate entrare le persone e le aziende se ne sono completamente fregate, hanno continuato a fare quello che volevano loro. Nella mia regione hanno presentato 370 firme per poter andare dentro le RSA, sono stati ricevuti una delegazione dall'assessore Donini con 370 firme, che non sono tantissime, però comunque qualcosa è, e l'assessore ha detto è vero, non fanno entrare, ma noi gliel'abbiamo detto, noi ci siamo impegnati, gliel'abbiamo detto, però loro non lo vogliono fare, basta, è finito, cioè cos'altro ci dobbiamo dire? Allora, anche su questo cominciamo a ragionare anche per premere. E in più, a questo punto, forse uno scatto in più potrebbe derivare da questa famosa presenza del comitato dei familiari obbligatoria, che è quello che ho chiesto. Con i requisiti deve diventare obbligatorio il comitato dei parenti dentro l'RSA. Deve diventare proprio un requisito indispensabile per l'accreditamento. Ecco, con questo forse, a forza di pressioni, forse qualcosa si otterrà. Per adesso non so cosa prospettare. Ho finito. Grazie Caterina. Adesso Manuela Tonini.
Grazie, buonasera a tutti. Ma in effetti, essendo l'ultimo intervento, avete già detto tutto. Quindi io cercherò di essere il più breve possibile. Poi Caterina ha fatto un quadro preciso della situazione dell'Emilia-Romagna, al quale aggiungo alcune mie considerazioni. Il problema, dal mio punto di vista, resta soltanto politico. Da quando la politica ha deciso per l'autonomia differenziata e l'esternalizzazione del servizio con appalti al massimo del ribasso, è partito tutto questo disastro. Disastro che porta a un turnover continuo del personale, personale non qualificato. Per personale non qualificato posso dire che, per esempio, nella mia città, Modena, per sopperire alla carenza di personale hanno fatto lavorare i jolly, o hanno fatto lavorare delle persone che non avevano neanche la qualifica di OS, perché comunque non potevano fare diversamente, visto che il personale non c'era. L'altro problema è comunque, qualora ci fosse anche un po' più di personale, rimane sempre il case mix, cioè praticamente i pochissimi minuti a disposizione per ogni paziente. Nella mia regione, Emilia-Romagna, e soprattutto in Modena e provincia, non abbiamo praticamente più RSA, sono tutte CRA. E questo significa che non abbiamo infermieri di notte. Gli infermieri restano per pochissimi mesi, al massimo un anno quando va bene, e poi chiaramente o attraverso i concorsi o attraverso le chiamate in ospedale se ne vanno, per avere anche una maggiore retribuzione e per poter poi anche avere, diciamo, tra virgolette, uno scatto anche sulla carriera. Allora, per quanto riguarda i parenti, nella Modena provincia le strutture sono quasi tutte inadeguate, non ci sono spazi per ricevere i familiari, perché già non abbiamo assolutamente lo spazio neanche per i pazienti, perché continuano ad esserci stanze a 2, a 3 e a 4, e quindi non è proprio possibile garantire una sicurezza. Quindi se questo non diventa un desiderio, un impegno della politica di o ristrutturare o costruire altre strutture in modo che non ci sia questo sovraffollamento che consiste nell'avere dai 75 ai 80 pazienti in quelle condizioni, andiamo poco lontano. Il medico della struttura, noi abbiamo un medico per ogni struttura. Medico per ogni struttura, in qualche caso ce ne possono essere anche due, dipende dal numero comunque degli ospiti, più un coordinatore degli infermieri. Questo problema è nato nel 2009 e poi è diventato un sistema nel 2011, quindi una roba molto vecchia, che conoscono tutti, non illudiamoci che non conoscono la situazione. La conoscono, ma comunque non gliene può fregare di meno, perché col fatto che hanno esternalizzato i servizi alle cooperative sociali o a privati, il privato, come ha detto Caterina, ci deve guadagnare, come ha detto anche l'altro signore di cui non ricordo il nome in questo momento. Comunque, insomma, il privato deve fare profitto, c'è poco da fare, e quindi risparmia su tutto. Risparmia sulle ore del personale, risparmia sulla qualifica del personale, risparmia su tutto quello che può il privato risparmia. Altro problema, noi abbiamo avuto ben 400 decessi tra Modena e provincia. 400 decessi è un disastro, non è stato fatto niente, qui lo dico e lo dico anche forte, ma non è stato fatto niente non perché non si pensasse alla seconda ondata, ma sempre per questa forma di menefreghismo, di disinteresse completo verso gli anziani e i disabili. Ho saputo da poco, per esempio, che anche l'Istituto Caritas a Modena, il comune sta spingendo perché sia privatizzato. Quindi questa è una cosa molto grave, gravissima. Io so che all'interno dell'Istituto Caritas il direttore si sta facendo in quattro perché questo non avvenga, però purtroppo se la politica decide avverrà, come è successo nelle altre strutture.
Che cosa posso aggiungere? Che tantissime sono state le cause da un'analisi che ho fatto, che abbiamo fatto anche come comitato regionale Libro Verde, ma soprattutto diciamo per quello che la mia esperienza anche a contatto con gli operatori, perché sebbene mia madre sia morta io sono rimasta in contatto con gli operatori, non solo quelli dove era nella struttura la mamma ma anche altri che fra l'altro si stanno unendo al comitato, quindi questa è una cosa molto positiva. Chiaramente stanno rimanendo nell'anonimato perché purtroppo si sono già verificati dei licenziamenti, quindi c'è questo discorso di omertà gravissima, dove non possono parlare, non possono andare contro l'azienda, quindi gli operatori hanno paura di parlare, quindi sono lì, legano l'asino dove vuole il padrone. Allora, c'è anche questa figura che fra l'altro ho scritto anche un articolo sul Libro Verde del Jolly, che comunque probabilmente sono in tutte le strutture, ma io parlo di quello che è la mia conoscenza, che il Jolly, che ha una retribuzione base di 300 euro all'interno di una cooperativa sociale, per arrivare ad avere uno stipendio, non dico decoroso, ma insomma che gli possa garantire di poter vivere, viene impiegato anche nell'arco di una giornata a fare tre servizi, entrando e uscendo anche dalle CRA. Quindi a Modena noi per esempio, e questa è una cosa molto dolorosa, non abbiamo una struttura che sia del tutto pubblica, perché anche la Vignolese, dove ci sono stati decessi e contagi, 50, cioè una cosa veramente, 52 per l'esattezza, c'è anche la Vignolese che dovrebbe essere gestita direttamente dal comune, ha dato tutti i servizi interni in subappalto, quindi la lavanderia è subappaltata, cosa vi posso dire? Il trasporto è subappaltato e tutto questo causa comunque un problema di contagio, perché questi operatori, questi jolly, vengono chiamati alla mattina per la mattina stessa in alcuni casi. Allora, se sono all'interno di una cooperativa e fanno da jolly all'interno della cooperativa, fanno i tamponi, ma se vengono chiamati alla mattina per la mattina stessa, il tampone lo fanno dopo, oppure viene tenuto in considerazione magari il tampone che hanno fatto 10 giorni prima o 15. Quindi i problemi sono molto gravi e sono diversi, ma la cosa terribile è che ogni regione fa come gli pare e ogni comune segue queste direttive. Quindi quando io ho sentito parlare voi, purtroppo la regione Emilia-Romagna è ancora diversa dalla Lombardia, è ancora diversa dall'Umbria, è ancora diversa dalla Toscana, perché noi siamo completamente in mano alle cooperative sociali. Anche l'assistenza domiciliare è in mano alle stesse cooperative sociali. Oh, e l'ultimo intervento. Sono gli stessi operatori che per arrotondare il loro stipendio, finisco poi dopo, sono gli stessi operatori che per arrotondare il loro stipendio. Hai chiuso il microfono, Manuela, sulle ultime parole. Dove siete arrivati? Dico che anche l'assistenza domiciliare, che da noi è praticamente inesistente, io mi sono dovuta, l'ho già detto l'altra volta, io mi sono dovuta vendere casa per mettere i miei figli, detta come padrona, perché come figlia unica non potevo fare diversamente. Però c'è un microfono aperto di Allora, voglio finire dicendo che non abbiamo un'assistenza domiciliare adeguata e in più sono gli stessi operatori delle cooperative sociali che vanno in assistenza domiciliare. Quindi i problemi sono gravissimi e non so davvero non so da che parte iniziare per sciogliere questa matassa, perché più ci metto le mani dentro e più mi viene un accidente, più sento i report degli operatori e più mi rendo conto che è una cosa che è diventata insostenibile, però questa cosa insostenibile è rafforzata dal potere politico, perché sono i politici che hanno deciso in questa maniera qua, non siamo stati noi, non sono state neanche le cooperative sociali. Le cooperative sociali fanno il loro, purtroppo il loro lavoro, il loro sporco lavoro, perché una volta che è dato in gestione il servizio, il comune non controlla più.
non controlla più. Abbiamo anche poche strutture per la nostra richiesta e di conseguenza, come ho detto prima, le strutture sono sovraffollate in quella condizione. Quindi, ragazzi, non deve controllare, Manuela, non deve controllare. Non deve controllare, cioè, bravo. L'ASL non deve controllare, il comune non deve controllare. Esatto, è congegnato tutto così. La verità è questa, Caterina, l'hai detta bene, la verità è questa. Quindi, io ho letto prima e ho anche risposto in chat qui a chi dice dobbiamo portare tutto all'assistenza domiciliare. Ragazzi, chi può, perché altrimenti diventa il ghetto, cioè vale a dire che tutte quelle che sono state le idee, quelle che è stato il lavoro fatto, va tutto alla malora, perché cosa succede? Che dopo al domiciliare ci stanno solamente le persone che se lo possono permettere, sia perché hanno una famiglia, sia perché hanno delle risorse economiche. I miei amici che hanno i genitori in assistenza domiciliare, grazie a Dio sono benestanti, si pagano due badanti e più quella della domenica, capito? Allora, invece, poi succede che se noi non lavoriamo in modo equilibrato, equiparato, finisce che nell'RSA ci vanno solo gli sfigati, quelli che non hanno famiglia, quelli che sono da soli e quelli che non hanno neanche la possibilità economica. Quindi diventano dei ghetti, rafforziamo ancora di più questo. Quindi io sono per... Concludo, sono per lavorare per entrambi i servizi al meglio, ma non prediligere un servizio rispetto ad un altro, perché altrimenti, cioè io l'ho pagato sulla mia pelle questa cosa qua, non avendo delle possibilità, essendo figlia unica, io ho dovuto mettere i miei genitori in RSA, in CRA, perché non esiste l'RSA. Cosa succede? Succede che comunque per pagare il servizio mi sono dovuta privare dell'appartamento. Questo non è assolutamente giusto, neanche costituzionale. Cioè, è proprio... Quello che avete evidenziato è la realtà pura ed è gravissima. È gravissima. È gravissima nell'RSA, è gravissima nel territorio. Quello a cui si tende è un cambiamento drastico sia nel territorio che nell'RSA, che non sarà così possibile immediatamente. Lo so. Però l'obiettivo è questo. Ok, va bene, grazie. Grazie, grazie, grazie a te, Manuela. C'è Donatella. Sì, buonasera, sono Donatella di Diana, parlo a nome dell'associazione Diana. Allora, devo dire che il problema grosso che si è evidenziato da tutti questi interventi, tutte le segnalazioni che sono state fatte, hanno portato alla luce un aspetto, che è quello della mancanza di trasparenza all'interno delle strutture. Venendo a mancare con l'isolamento a causa del Covid, della presenza dei familiari all'interno delle strutture, venendo a mancare questo grande componente di controllo, è stato ancora più evidente la carenza nella trasparenza di ciò che avviene all'interno delle strutture e anche la carenza nelle comunicazioni. Carenza che stiamo vedendo anche adesso quando i familiari ricevono la richiesta di consenso per la vaccinazione, quando la vaccinazione è già avvenuta. Io parlo naturalmente per l'USL 9 Scaligera, quella di Verona. La situazione qui è molto critica. Ultimamente, l'avevo scritto prima anche in chat, il 15 dicembre scorso la Regione Veneto ha fatto una delibera e per la precisione la delibera 1741 del 15 dicembre, la quale stanziato ulteriori 4 milioni di euro, e dico ulteriori perché fino a novembre erano già stati stanziati quasi 13 milioni di euro ai centri servizi, e questo per, diciamo, ristorarli come ristoro compensativo a fronte degli effetti negativi della pandemia da Covid-19. Addirittura, leggendo la delibera della Giunta, parole del nostro assessore Manuela Lanzarina, la sanità, si legge:
parole testuali, ripercussioni negative sui fatturati e in termini di nuovi e maggiori costi correlati alla gestione dell'emergenza sanitaria. Ora, questi costi in effetti non risultano a nessuno, anche perché purtroppo dobbiamo dire che noi abbiamo contato al 20 dicembre del 2020 ben 724 decessi in RSA, questo solo per l'USL 9 Scaligero. Questo ha fatto sì che le strutture si trovassero sì meno, diciamo, posti letto occupati, posti in convenzione, però allo stesso tempo anche meno costi di gestione, per cui non si capisce di quali ristori abbiano bisogno queste strutture, visto che per quanto riguarda tutti gli ausili, quello che riguarda le norme per l'igienizzazione, per la sanificazione, per il materiale, eccetera, comunque continuano a ricevere dal governo tutte le sovvenzioni relative, per cui questo resta molto da pensare. Quello che poi lascia un amaro in bocca non indifferente è il fatto che mentre i NAS e le procure stanno ancora individuando gravi inadempienze in queste strutture, perché appunto c'è stata questa strage notevole di anziani per gravi omissioni, mancata applicazione del piano pandemico, carenza di personale, mancate misure per il contenimento dei contagi per personale e pazienti e per la cura dei malati. Nonostante questo, appunto, la Regione ristora a fondo perduto anche i gestori inadempienti e che hanno favorito la diffusione del contagio. A ringraziamento di questo, non so se questo sta succedendo anche in altre regioni, a ringraziamento di questo, negli ultime settimane, cosa è accaduto? È accaduto che le strutture residenziali hanno in proprio cominciato, provveduto a comunicare alle famiglie e rappresentanti legali degli ospiti, l'aumento della retta giornaliera a carico dell'utente. Ecco, è evidente che la domanda che a noi come associazione, come rappresentanti delle famiglie per i loro diritti, viene da dire, ma scusate, i centri servizi destinatari di questi fondi della Regione, come motivano questi aumenti delle rette comunicati alle famiglie? E poi, come giustifica la Regione e l'ASL l'impiego dei fondi che sono destinati ai LEA in convenzione e li eroga come sussidi ai gestori diciamo, sono magari anche pure inadempienti nei confronti del loro, diciamo, chi li ha accreditati e degli utenti finali? Ecco, questo qua è un punto molto importante, molto grave, che secondo me varrebbe la pena di aggiungere magari a quel percorso collettivo di cui si parlava prima. Scusa Donatella, ti chiedo di ripetere, quindi anche da voi hanno stornato dei fondi? Sì. Sì, e li hanno tolti dalle famiglie? Precisione, guarda, ti dico che nella delibera disponeva questi 4 milioni stanziati con copertura finanziaria a carico del capitolo Fondo regionale per le politiche sociali, trasferimento per le attività progettuali e di informazione e altre di interesse regionale nelle aree dei servizi sociali. Quindi questo per il bilancio di previsione 2020-22, esercizio 2020, sottraendogli di fatto le prestazioni in convenzione. Sì, sì. Quindi come in Piemonte, esattamente come in Piemonte. E infatti noi abbiamo preparato proprio in questi giorni un comunicato stampa e una lettera. Non è come in Piemonte. Non è come in Piemonte. Poi vi spiego se vuole. Ah, va bene. Comunque, questo è quello che è accaduto noi, che abbiamo trovato sulle delibere della Regione Veneto. Ecco, questo è quanto. Quello che secondo me è anche molto importante, che riusciamo a far definire, ed è l'ultimo punto che volevo portarvi, era quello di avere un protocollo post-vaccinazione. Siccome queste vaccinazioni stanno andando avanti un po' alla rinfusa, nel senso che
stanno dando, hanno rallentato nelle ultime settimane per il discorso che i vaccini sono terminati. Le dosi a disposizione sono terminate, o meglio, sono rimaste quelle per fare il richiamo a quelli già vaccinati. Quindi per il momento hanno sospeso le chiamate al richiamo delle persone a fare la vaccinazione, quindi anche gli anziani o gli oltre ottantenni. È necessario, appunto, dicevo, che riuscissimo ad avere un protocollo univoco post vaccinazioni che possa garantire il ritorno, una volta vaccinati gli utenti dell'RSA e i familiari, ritornare alla vita, diciamo, di incontro, alla vita in presenza, perché sarebbe molto importante. L'autonomia regionale, in fatto di sanità, secondo me qui è veramente un tallone d'Achille, perché appunto ogni regione è diversa dall'altra, iniziative diverse, all'interno delle regioni le strutture lo stesso fanno quello che vogliono, quindi credo sia importantissima la rete. Dico di sì alla mobilitazione e all'accettazione delle famiglie, dei familiari, anche se c'è una certa resistenza. E tutto sommato io dico anche un'altra cosa che ho sentito. Non sarebbe neanche male il fatto, o negativo, il fatto in sé che una struttura cerchi di avere degli utili. L'importante è che ci fosse una normativa che impegna la struttura, una buona percentuale di questi utili, a reinvestirla nella struttura stessa, nel potenziamento dell'organico, nel potenziamento della formazione e nei servizi forniti. Per tutto questo ci vuole sempre un controllo e qui è un altro tallone d'Achille. Vi ringrazio per la pazienza. Buonasera. Grazie. Allora, Giulia ha detto che non interviene, ok? Giulia, Antonio, microfono, e poi Alberto. Però vi chiedo di non essere troppo lunghi, di contenere un po' gli interventi. Antonio, non ti sentiamo. Ok, non trovo più il microfono. Ok. Mi sentite? Sì. Allora, io volevo dire alcune cose brevissime, però le volevo citare. Allora, una cosa molto importante, secondo me, è che c'è un dato. Nella prima ondata sono morte 35.000 persone in Italia dal 1 febbraio al 30 di settembre. Dal 1 ottobre ad oggi oltre 45.000. Quindi questo dimostra l'impreparazione dell'intero sistema sanitario nazionale, nonostante ne dicano quello che vogliono, sono altamente impreparati. Non stanno facendo nulla per tutelare né gli anziani né i giovani. Però siccome tantissime persone sono anziane e naturalmente hanno tante patologie, però questo non vuol dire che siccome sono anziani e hanno tante patologie debbano essere lasciati morire. Questa è una cosa. L'altra, io non vorrei creare confusione sulle due fasi, ha detto bene Manuela Tonini. Percorriamo due strade, cure domiciliari ed RSA, però non dobbiamo abbandonare una per l'altra, no, portiamola avanti insieme, queste due strade. Sono due strade diverse, ma tutte e due servono. Un'altra cosa, secondo noi, la più grossa colpa ce l'hanno, da noi si chiamano ASL, ogni regione ha un nome diverso, ma sono sempre le stesse. Non hanno controlli, non fanno controlli, volontariamente non fanno controlli perché spesso sono quelli che gestiscono materialmente queste strutture private. C'è un sodalizio tra l'una e le altre che porta a queste conseguenze. Alcune cose che volevo ripetere le ha già dette Donatella Oliosi. Una delle proposte che faccio è questa. Per poter entrare dentro l'RSA e poter controllare queste strutture andrebbe fatta
un intervento sul ministero, che dovrebbe dipendere secondo me dal ministero, degli uffici qualità, dove andare a verificare direttamente con persone esterne la qualità della gestione di queste strutture, facendo verbali, rendendoli pubblici, obbligando queste strutture a migliorare il risultato. Altrimenti c'è la commistione tra ASL e società, dove non si controlla nulla, come è avvenuto nella prima fase nella mia struttura. Un'ultima cosa, per quanto riguarda i vaccini, noi come comitato abbiamo una posizione ben precisa: il vaccino è libero e non vogliamo metterlo in concomitanza. Se mia madre fa il vaccino e poi lo faccio io, posso entrare nella struttura. No, sono due cose e devono rimanere separate, anche perché non tutte le persone possono fare il vaccino. Per esempio mia madre non lo può fare, quindi io, come tante altre persone che si trovano in questa situazione, non voglio essere lasciato fuori perché mia madre non fa il vaccino. E io, se non lo voglio fare, devo essere libero di entrare. Ci sono tanti sistemi per poter entrare, così come sta dentro il personale che non fa il vaccino, fino ad oggi non ha fatto il vaccino, sta dentro e non ha portato il Covid, così dobbiamo ragionare noi. Questa è la nostra posizione come comitato. L'ultima vi lascio davvero. Noi stavamo pensando di fare, per poter accelerare tutti questi discorsi che stavamo facendo noi, una manifestazione a livello nazionale, ma visto il Covid questa manifestazione chiaramente non si può fare a Roma sotto il Ministero della Sanità, per cui l'idea era questa: fare tante manifestazioni, una per regione, magari con 10-15 persone, non di più, con delle sedie a rotelle, fatta in ogni singola regione, lo stesso giorno alla stessa ora. E io non so se è un'idea percorribile, se vi può essere, però dobbiamo fare qualcosa, altrimenti non andiamo da nessuna parte, secondo me, se non usciamo fuori e cominciamo a forzare un po' la mano. Ho finito, grazie. Grazie Antonio. Tra l'altro faccio una parentesi, avrei chiesto ad Antonio se diceva lui qualcosa, ma come coordinamento nazionale per la difesa della salute, campagna Dico 32, si sta programmando una giornata di manifestazione nazionale un po' con questa modalità il 20 febbraio, che è il giorno 1, è un anno dal paziente 1, no? Dell'anno scorso, e quindi si sta cercando di preparare in tutte le piazze, in tutte le regioni, in tutte le città laddove c'è comitati, organizzazioni che partecipano, dei presidi, delle iniziative che possano rivendicare appunto la difesa della sanità e contestare tutto quanto è accaduto. All'interno di questo potrebbe esserci benissimo uno spazio per la questione degli anziani. Pensiamoci questo, oppure possiamo proporre un'altra data e costruirla, mi sembra un'ottima proposta. Ho ancora Alberto come intervento. Sì, ci sono. Ok. Allora, io vengo da Viareggio e come sapete a Viareggio si è verificato una strage non di migliaia di anziani, ma di 32 persone morte per il deragliamento di un treno 11 anni fa. I familiari hanno lottato e stanno lottando ancora per cercare di far sì che la memoria di queste vittime non sia rimossa. E a me hanno insegnato che se si vuole ottenere dei risultati nelle situazioni anche più gravi, perché qualche risultato in qualche modo l'hanno ottenuto con la responsabilità di dirigenti di vertice, diciamo così, delle ferrovie, anche se attenuate recentemente con la sentenza della Cassazione, l'hanno ottenuto con la mobilitazione, con la presenza, con la visibilità, in tutte le occasioni, in tutti i modi in cui è stato
possibile. Allora, noi abbiamo questa stessa necessità, nel senso che si sta verificando una strage, non di 32 persone, ma di decine di migliaia di persone, e il nostro compito di familiari e non sindacati, soggetti politici, comitati, tutti quelli che possono essere interessati e sentire la questione come la sentiva la Caterina prima, devono mobilitarsi affinché questa memoria resti, perché se non resta questa memoria, alla fin fine si comincia a parlare di telemedicina, si comincia a parlare e a sviare il percorso e a svirare, sapendo che il risultato non può non essere l'assunzione di personale pubblico stabile e professionalmente attrezzato, cosa non facile perché voi sapete che le nostre università non si sono ben comportate in questi ultimi decenni, ma bisogna arrivare lì. Allora, la gravità della situazione è questa. Una delle domande che veniva fuori era: ma come si è arrivati qui? No? Come si è arrivati qui? Perché non ci si è mica arrivato l'anno scorso a Codogno, no? La situazione era già gravissima prima, e il problema fondamentalmente è che la nostra società manca una visione generale, nel senso che gli anziani non si possono difendere da soli, no? Hanno bisogno di qualcuno che pensi a loro, no? Hanno bisogno di una visione non egoistica, non individualistica, ma una visione generale. Ora, questa visione generale in un sistema economico molto individualista, molto consumista, molto legato al quotidiano e al domani, alla fin fine non c'è questa visione. E come siamo la testimonianza che non c'è questa visione? Pensate che gli ultimi decenni sono stati tagliati 37-40 miliardi alla sanità pubblica, in particolare al personale, in particolare alle regioni del sud, perché erano quelle fuori bilancio, no? Sapete, ci doveva essere il pareggio di bilancio, è stato messo in Costituzione il pareggio di bilancio, adesso si può fare tranquillamente deficit, no? Lo spread non interessa più, non si sa perché la situazione sia così drasticamente cambiata, però la mentalità che tutti noi abbiamo accettato negli ultimi decenni è che si poteva tranquillamente tagliare alla sanità pubblica in una società che stava invecchiando. Noi abbiamo permesso che venissero fatti 40 miliardi di tagli, in particolare al sud, in una società che stava invecchiando. Cioè, una cosa da non salute mentale fondamentalmente. E questo ci ha portati qui. Un'altra domanda che veniva fuori dai presenti era: ma il ruolo pubblico? Allora mi viene la domanda: ma quale pubblico? Ma cosa vuol dire pubblico? Perché se io guardo le aziende sanitarie che si definiscono pubbliche, non sono pubbliche, sono verticistiche, sono autoritarie, non c'è nessuna garanzia di trasparenza, di condivisione. Si parlava prima del ruolo dei comitati dei genitori delle RSA, sono indispensabili, non basta la proprietà pubblica delle organizzazioni. Le aziende pubbliche, vedete le ferrovie, cosa hanno fatto e quello che è successo, è un'azienda pubblica, ma ha solo la proprietà pubblica, di gestione pubblica, non ha niente. E quindi il pubblico è tutto da ricostruire. Se pensate a quello che è successo a Trump, che la cosa gli hanno chiuso la possibilità di fare messaggi, no? Cioè un privato, un mega privato, poi alla fine, cosa è riuscito a fare? A zittire Trump, no? Quindi è un conflitto fra privati. E quando si comincia a dire che la società che ci dovrebbe fornire i vaccini, privata, non ce li fornirà, ridurrà la produzione per noi del 30%. Perché c'è dei problemi, non si sa bene. Beh, questi sono poteri assoluti, no? Di fronte a cui lo Stato, il pubblico, in realtà non ha strumenti di potere, perché il potere sostanzialmente
è stato affidato al privato. E adesso le multinazionali hanno capito che lo Stato non c'è nella cura dei propri anziani, ovviamente costruiscono mega RSA a Torino, ma anche a Castelnuovo Garfagnana, ho saputo oggi. A Castelnuovo Garfagnana costruiscono una mega RSA, per dire che la situazione è gravissima e non si può non provare a recuperare con una forte mobilitazione diffusa di tutti quelli che ci stanno, ovviamente. Dovrebbero starci anche i sindaci, perché i sindaci sono i primi responsabili, e quindi la richiesta forte di trasparenza e di inchiesta per sapere com'è la situazione nell'RSA del territorio dovrebbe essere rivolta direttamente ai sindaci, ma pretesa, non chiesta così, in maniera cioè ci vogliono iniziative di mobilitazione, volantinaggi, presidi, tutto quello che si riesce a mettere in campo. Certo, in questa situazione Medicina Democratica è l'unico soggetto tutto sommato dignitoso, no? Che sta svolgendo un ruolo utile per quello che si riesce a fare e si sta caricando di una grossa responsabilità, una responsabilità che purtroppo non sta svolgendo neanche il sindacato pensionario. Io non solo sono nel comitato della Vezzia della Sanità, ma sono anche dello SPCGL, e devo dire che lo SPCGL in realtà in questo anno è stato silente, immobile e silente, non solo lo SPCGL ma la stessa CGL, proprio nell'ottica della rimozione, no? Aspettiamo che passi la nottata. Beh, l'ultima notizia è che so che c'è un timido risveglio. Pare che il 1° giugno si stiano cominciando a mobilitare i sindacati e i pensionati, e una delle richieste è proprio una legge sulla non autosufficienza, perché era una vecchia richiesta da parte dei sindacati e pensionati. I pensionati sono gli unici che sono stati in piazza contro il primo governo, contro il secondo governo, l'anno scorso, 2 anni fa, per chiedere una legge di iniziativa, di legge sulla non autosufficienza. Sono stati tranquillamente ignorati dal governo, quella attuale, e la situazione è degenerata, ma i sindacati pensionati sono rimasti silenti in questa situazione, accettando di fatto la situazione. Adesso si dice in questi giorni si stanno ricominciando a svegliare, meno male, e quindi credo che noi dobbiamo lavorare sui territori coordinandoci, se possibile, attraverso una rete o un comitato nazionale, sicuramente, per darci forza, darci fiducia, darci iniziativa, ma dobbiamo mobilitarci sui territori. Non sarei anch'io favorevole a separare l'RSA dalla medicina domiciliare, perché credo che le due cose si tengano insieme. Cioè, partendo dall'RSA si va a dipanare la matassa della sanità. Il primo nodo della matassa della sanità è la medicina domiciliare. No? La medicina. Partendo dall'RSA e uscendo dall'RSA io vado a toccare la medicina domiciliare. E lì ci vogliono personale, ci vuole personale pubblico. È una delle richieste fondamentali che un sindacato dovrebbe fare. Scusa Alberto Giorgi, scusa, sì? Posso chiederti una cosa? Hai accennato prima la legge dello SPCGL, cioè hanno fatto una legge. Hanno richiesto di fare una legge. Avranno anche delle proposte che non conosco. Purtroppo. Non ci sono le proposte. Non ci sono e bisogna che stiamo attenti, perché è uno slogan che ci porta fuori strada, perché c'è la nostra legge, la legge 833 del 78, ed è da lì che non possiamo uscire. Le cose che noi riusciamo ad ottenere è perché c'è una legge nazionale. Dobbiamo proprio entrare dentro su questo, altrimenti ci portano in barile e non portiamo a casa le cose che chiediamo. Scusa, se mi fai finire. Sì, sì, era solo per chiarire quello che diceva Caterina. Non c'è da chiarire nulla, perché io sono della minoranza della CGL. Sono della minoranza e ieri c'è stato il direttivo regionale dello SPID toscano e ho fatto un ordine del giorno in cui ho chiesto RSA pubbliche, perché negli ultimi anni c'è stato un raddoppio delle RSA private e siccome bisogna che lo Stato intervenga e siccome ha i soldi in questo momento, dice, per utilizzarli in qualche modo
purtroppo dice nella telemedicina, io ho fatto un ordine del giorno della, di RSA pubbliche, un inizio di RSA, investimento in RSA pubbliche, ma veramente pubbliche, cioè con tutto il personale pubblico dentro, non appalti, non cooperative, non col comitato familiare, ovviamente, con un direttore sanitario che ci deve essere un responsabile all'interno. Mi è stato bocciato. Mi è stato bocciato, sono stato l'unico a votarlo, c'è stato anche un astenuto. Perché me l'hanno bocciato? Ma ho detto, beh, i contenuti sono abbastanza condivisibili, però anche noi ci stiamo muovendo in questa direzione. Questa è stata la motivazione. Quindi, voglio dire, il fatto della 833 è fondamentale, perché più che la casa della salute o della casa della comunità, o come, è il distretto lo strumento attraverso cui si riesce a coordinare la sanità domiciliare e quella territoriale. È il distretto. E il distretto parte dalla 833 del 78. Scusate, ma anche alle 8 forse dovremmo anche terminare. C'è anche chi attiva il meccanismo, che forse è anche un po' il diritto poi di poter chiudere la sessione. Dobbiamo ancora fare un po' almeno una mini conclusione. Scusate, ma aspettavo che qualcuno mi fermasse. Ok. Perché non ho l'orologio sott'occhio. Va bene, stasera siamo andati un po' lunghi, la prossima volta ci diamo dei tempi più precisi, perché se no appunto splafoniamo troppo e dopo non si riesce ad arrivare anche a dei momenti conclusivi operativi. C'è una domanda nella chat, però Maria Grazia, se rispondi proprio 20 secondi... No, vi rispondo per iscritto, perché è tardi. Perfetto, dai. Ok, allora, se siete d'accordo... Io chiedo solo due parole, se possibile. Se possibile. Due. Che sono queste. Primo, se si va nella direzione di costituire un comitato, se ipotetico, di un comitato nazionale, eccetera, eccetera, come è stato detto, come alcuni hanno ripreso, io proporrei, se si è d'accordo, di prendere visione, analizzare i disegni di legge che ci sono per vedere ciò che è da rigettare, ciò che eventualmente deve accettare sulle RSA. Ecco, solo questo. E io mi rendo disponibile all'analisi di questi documenti, questi progetti di legge che vanno analizzati. Scusate, io però vorrei fare un chiarimento, perché allora noi ce lo siamo già detti più di una volta che questo nostro incontro è in capo a un coordinamento nazionale che abbiamo costituito, per cui non ha una ragione sociale, però siamo un insieme di associazioni, di comitati, anche di sindacato, eccetera, che si è ritrovato con l'intenzione di fare un lavoro di rete, di condivisione, di analisi critica su tutta quella che è la situazione delle cure per gli anziani, e sulla base di questo momento che abbiamo già condiviso, che abbiamo già definito essere un nostro momento, abbiamo anche prodotto un documento con una serie di punti, e questo documento doveva prendere un paio di strade. Una, che era quello di portarlo avanti verso una eventuale proposta di legge di iniziativa popolare, e l'altro che ci desse l'opportunità di fare una serie di approfondimenti su ognuno dei singoli punti, in modo di poterne fare anche proprio una conoscenza e un'elaborazione maggiore. Per cui io direi, cerchiamo di seguire questo percorso, cerchiamo di renderlo un pochino più attivo. Cioè, questo documento l'abbiamo, abbiamo una serie di punti, abbiamo detto sin dall'inizio e durante la serata è stato ripreso più volte, facciamo degli incontri di approfondimento sui temi principali, la medicina del territorio, le cure territoriali, l'assistenza territoriale e l'RSA mi sembrano i due capitoli principali, con l'obiettivo chiaramente di fare un ulteriore ampliamento e approfondimento di questo nostro documento, che poi sicuramente sia a livello nazionale che a livello regionale dobbiamo cercare di portarlo avanti. Tante sono le cose da fare, però penso che poi ogni comitato, ogni associazione
cercherà di attivare dei percorsi, però insieme quello che dobbiamo cercare di fare è l'idea anche di arrivare a una manifestazione, mi sembra una bella proposta, e potremmo, oltre alla partecipazione rispetto alla giornata del 20 febbraio, però potremmo anche pensare di costruire un'iniziativa per marzo. Contemporaneamente vediamo di far partire questi incontri, no, a breve, in modo che condividiamo e approfondiamo. Stasera ancora una volta ci siamo ripetuti, no, tutto quanto è la nostra analisi, la nostra sofferenza, il nostro sconforto, però nei prossimi incontri invece cerchiamo di farli proprio più mirati su uno o l'altro argomento, in modo di approfondire bene, no, la tematica, le modalità e la proposta che vogliamo poi portare a livello nazionale. Abbiamo in ballo anche, abbiamo cercato di sollecitare questi incontri con il Senato, probabilmente ci sarà un ritorno anche, come diceva Burattini, con la dottoressa Gullino, cioè sono tutti momenti importanti. Abbiamo anche chiesto in quell'incontro, chiedevamo anche l'istituzione di una consulta, come c'è una consulta sulla disabilità, potrebbe nascere una consulta sulla cronicità, non lo so, cioè, no, sono comunque tutte azioni che dobbiamo cercare di portare avanti insieme, senza dimenticare tutto quello che è un passaggio di informazioni, di quello che è il quotidiano, quello che avviene nella regione, quelle che sono le battaglie che ognuno mette in campo. Però io direi che come grossi obiettivi, e l'obiettivo è quello di andare a costruire bene una proposta di legge nazionale o regionale, questo è da vedere, la costruiamo condividendo bene i contenuti, per cui condividere i contenuti vuol dire fare un ulteriore approfondimento e ricostruzione di quello che vogliamo mettere al suo interno. Per cui, se siete d'accordo, io programmerei un paio di incontri su questi temi, li organizziamo bene e ci ritroviamo. E se siete d'accordo, possiamo anche lavorare per eventualmente costruire un'iniziativa nazionale, una manifestazione con tutte quelle che sono le denunce che abbiamo sicuramente fatto. Io volevo chiedere una cosa. Dunque, intanto per quello che riguarda la manifestazione mi va bene, ovviamente. Io volevo capire un pochino meglio, se qualcuno mi poteva dare una mano su questa cosa, se per quello che riguarda le proposte per l'RSA ci dobbiamo rapportare al Ministero o andiamo direttamente alla Commissione Paglia? Cioè, qual è il nostro interlocutore? Sono diversi gli interlocutori, non ce n'è uno solo. Dobbiamo lavorare contemporaneamente per quello che siamo in grado di fare, come ricordava Laura adesso. Per cui, come quindi dice, sia verso il Ministero, sia ci vanno iniziative dal basso nei confronti del sindaco, come è stato riconosciuto. Vi manderò una proposta che abbiamo fatto anche noi. Si deve lavorare nei confronti della regione, come stiamo lavorando, per evitare che ci siano appunto scippi di soldi, aumenti delle rette, e anche per l'organizzazione delle RSA, per cui se Alberto di Viareggio mi manda l'ordine del giorno, a me servirebbe. Però è a carico, il riassetto dell'RSA è proprio a carico della commissione. No, ma infatti sì, noi dobbiamo insieme, e poi anche questo. Secondo me, insieme puntiamo ad un livello nazionale. Certo, esatto. Insieme. Poi è chiaro che a livello regionale, no, ugualmente, sia con i consigli regionali per questa, no, cavolata che hanno fatto di dare dei soldi per poi in tutte le regioni, a livello comunale, cioè questo è. Noi insieme dobbiamo cercare di agire a livello nazionale, però, e sicuramente dobbiamo tenere vivo quel poco che siamo riusciti ad accendere con una commissione, certo, piuttosto che... Laura, la commissione Paglia è nazionale. Sì, certo. È nazionale, quindi tu hai il riassetto generale, anche di parametri generali, capito? Sì, posso dire che se facciamo il prossimo incontro sulle cure domiciliari e quello successivo ancora sulle RSA, nell'interno di questi due incontri vediamo c'è tutta la problematica dell'uno e dell'altro. Certo. Adesso buttare lì le cose così
non facciamo veramente la conta di tutta la problematicità. No, era per avere un'idea. Era per ma non si può avere un'idea così su due piedi, non si può averla. A chi devo pensare? No, va bene, però partiamo appunto dal affrontare insieme bene i due argomenti, no? Adesso faremo un calendario e ve lo facciamo avere. Antonio, rispetto alle iniziative nazionali che sono già in atto, vuoi dire tu due parole veloci? Ma iniziative, è stata quella con le culline, stiamo aspettando che in... Scusa Antonio, dicevo Antonio di Medicina Democratica. Scusate. Sì, sì, no, proprio due parole, nel senso che c'è questa, appunto ci sono diciamo in campo già alcune date, per cui secondo me moltiplicarle non so se è proprio positivo anche proprio in termini di così anche in termini energetici, diciamo. Appunto come diceva anche Laura prima, c'è questa idea di fare qualcosa il 20 di febbraio, come appunto tra l'altro si era già detto in precedenza, cioè con piccole manifestazioni fatte localmente e poi cercare di unificarle almeno via web per farle, diciamo così, rendere un attimino più visibili. E secondo noi una cosa del genere potrebbe aiutare anche dal punto di vista pratico, perché con le varie restrizioni non so fino a che punto si potranno fare delle manifestazioni anche soltanto in pochi comuni, se non con le persone che vivono in quei comuni. L'altro elemento invece era appunto una ulteriore manifestazione, anche questa incentrata sull'RSA. Io credo che potrebbe essere ripreso appunto la data del 7 di aprile, magari non il 7 aprile ma nei dintorni, in quanto in quella data verranno comunque fatte altre iniziative e manifestazioni per la questione appunto del diritto alla salute in generale e tra l'altro anche a livello europeo proprio a livello europeo si sta portando avanti l'idea di fare delle iniziative appunto relative alla questione dell'RSA, perché il problema esiste chiaramente non solo in Italia ma anche negli altri paesi. Per cui non lo so, ecco, magari l'idea poteva essere quella di concentrarci su queste date, se può andare bene. A me sembra che possa andare bene, perché così c'è anche il tempo di organizzarla con appunto dei momenti, informando bene anche tutti gli altri, insomma, per cui possiamo costruirla per bene. Per cui io direi, se siete d'accordo, lasciamoci in questo modo qui. Lavoriamo per questa iniziativa nazionale, lavoriamo per organizzare questi due incontri, uno sul tema della medicina del territorio, uno sulle RSA. No, manteniamo i contatti, quelli che sono già in atto col Senato, col Ministero, le iniziative che abbiamo già un po' avviato. Riconosciamoci come coordinamento nazionale in qualche modo, no? In modo che possiamo lavorare insieme e portare avanti insieme un po' tutte queste rivendicazioni. E direi a breve vi facciamo avere la proposta del calendario degli incontri. Se va bene, possiamo lasciarci in questo modo. Va benissimo. Stefano scriverà una mail al gruppo per commentare il disco e dare un contributo. Non, è molto tardi e quindi non posso intervenire, insomma, mi riservo di scrivervi. Grazie, buonasera. D'accordo, va bene. Buonasera. Allora, se va bene, Buonasera. Via mail. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.
Una cosa, invio una copia della nostra, sì, della nostra copia, sì, delle linee guida che abbiamo presentato al Ministero. Assolutamente, sì. Grazie. 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 Grazie a voi. Grazie a tutti. Arrivederci. Ciao. Ciao a tutti. Ciao. Buon lavoro. Arrivederci. Ciao. Grazie Antonio per l'aiuto. No, niente, grazie a voi. Siamo tutti sulla stessa barca.